Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Busco, ciao Enrico. Ciao anche a Jack, anche se qui in vocale. Allora. Fatto danno. Chele non ci sente però, perché lui mi ha scritto, io mica io ho risposto. Maleducata. Come non ci sente? E Non non c'è. c'è in Discord. Ok. Ma sono pirla io? O non Sì. posso... Davide! Ascolta! Ma è qua dove si va, scusa? Qua manca una balla. Fai senza dircelo, lo sapevamo già. Mamma mia, Davide. Non so se riesce a guardare la live oppure, cioè ci sente o magari tenta di entrare in Con Discord. Discord non Discord si non si avvia. avvia. Posso bestemmiare? Discord non si avvia. Ah, ok, sta tentando di entrare. Allora. Mi piace che tu hai detto, siamo in live. Ok. Allora le penso. No. Gioppi! No, Buon ma non mi ha pomeriggio a tutti. caricato. DFM, ciao. Ciao Non Lex dire. Farmer. Allora, Lisa ha Ma lasciato va. il server. Eccola. L'ho Cominciamo adesso, detto che mi avanti indietro. odierete. Ho sbagliato io tasto. Sì. Allora, raga, per chi non lo sa, ieri Kele, non so se l'ha aiutato qualcun altro. Ah, ecco, qua c'è la petta, per esempio, penso sia quella Senti di che Kele. silenzio, che dico. Kele e forse con l'aiuto di qualcun altro hanno, diciamo, con le balle fatto un circuito, un percorso che dovremmo fare tutti con le pette per far la gara. Lisa sta Davide, quante ce ne hai ridendo. prestate? Con le balle ha fatto un circuito. Lisa, sto bevendo. Anch'io. C'è questo Vabbè, problema. qualcun altro che sta bevendo nel Sì. frattempo. E No, le io ho balle, come si smesso. chiamano? Come lo devo dire? Qua non si può dire più niente. Cioè, bisognava usare le balle per non sbagliare strada, per sapere. Penso che c'è gente che usa il navigatore. Penso che pirla. Pure Gioppi stava bevendo, ma ti pare Gioppi, non si può dire niente. Allora, ora se tutto è pronto, perché ancora non lo so per certo, qua vedo il trattore. Quasi pronto Ecco, ora. iniziano quasi, ok. No. Faremo un giro di prova, cioè no, uno, anche due, vediamo quelli, perché dobbiamo capire. Scusate, ma questa è la parte finale, in teoria. Ah, questa è la parte finale, ok. E da dove si... Aspetta che provo a salire con te se Ma riesco. dobbiamo... Non hai la Ti faccio... multipassenger Riesci a questa. venire sul... Non Cioè... hai il multipassenger questo? Qua no, in questo Ne server, prendo ce un l'abbiamo altro. Sì No, che c'era, non c'era? non c'è, non Ma c'è. porca! Avevo ragione io. Ascolta, prendi un trattore e seguimi. Prendo in prestito la petta. Perché No, prendi il trattore che fai prima. ma quanta petta non abbiamo? ce Ne la devo fa prendere sta un'altra? Prendete il trattore e venite dietro di me. Sì. Aspetta Ti veniamo a che metto il comprare il caricatore sub. frontale, già che ci siamo, così. Porca vacca. Ecco, bravo Ovviamente Davide, prendo il dillo. mio. Chi non beve in compagnia è astemio. Ciao Manolo. No, è un ladro e una spia, ho sbagliato. E no, l'ha scritto Vero. Manolo. Io sono astemia. Anch'io. Allora, dov'è Jack? Eccolo. No, Qua. anche se non si direbbe. Pensa, nessuno Vedi? neanche. Meno male. Madonna, ma che giro. Ci siete? E non so, Davide, tu ci sei? Io sono qua, arrivo. Allora, Ah, quindi questo quando c'è una all'inizio bu... invece, Sì, Jack. armatevi di pazienza perché è un po' lunga, eh. Sì, Aspetta, dove tranquillo. sei? Dove siete? Vieni in farm. Vicino al Aspetta. campo Proprio. 10? Davide, Aspetta che mi sono ribaltato. dove aspetta, sei? perché de devi venire dove c'è il silo praticamente. Si parte da lì, giusto, Jack? È Lo so proprio. che devo venire, ma sono ribaltato. E dove sei che ti sbribalto? Vicino al Sbriba. Qual 3. Io mi dissocio da quello che hai detto, Davide, è il però lui 3? non Vicino pensa. al 3. Quello sopra Però l'1. quello Dove è sopra l'1. l'uno? Ah, Al di ok. là.
18. Ma sto sbagliando strada. Ma qualcuno riesce ad andare da Davide? Sto andando, poi. Appena capisco. Guarda, la maestra, i terreni! Mamma mia, guarda lì come passa sopra i nostri terreni che sono occhio seminati. Che in tutte le... Non fate le strade perché sono piene di balle. Ecco, allora, visto che ma neanche calpestare i prodotti che dobbiamo trebbiare. Ma è caffè, diventa più buono con un po' di copertone, gli dà quel gusto aromatico. Guarda come pirla. Oddio. E ma che bella pirla. Anche tu l'albero. Ti sei attaccato. E la finta. Visto quanto, con quanto stile. Allora andiamo, Davide. Oh. Dove sono quei due matti? Eccoli. Ma lì, voi ho fatto la curva. Pensa con la petta cosa succede da... Sì, ma questo fai 130, è diverso. Beh, l'ape fai 13, dai. Allora, mi raccomando, non bestemmiate, è un po' lungo. Madonna. Davide, volevi montare il rimorchio? Non sono stata io. Allora, ci va di qua. Chiedo scudo. Poi sistemi. Allora, questo è il percorso della gara. Guardate bene, si parte da qui. Quindi si parte dalla farm. Esatto. Sì. E si torna in farm. Si fa tutto sto giro qua, mo vediamo con la petta, non lo stiamo facendo con i trattori. Oggi non parlerò, almeno cerco di avviarlo il discorso. K. Devo scriverglielo, mi sa di sì. Beh, non ci sente, credo. Ne, preso una balla. No, gira, 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 gira. Ok. Non me lo ricorderò, ma fa guai. Ma se io metto l'autodrive non faccio prima. 34, 35. Non c'è l'autodrive. Come non c'è? Se ti metto davanti un altro tu. No, il... Sì, è la gara. Quella. Che... Sì, è ultima. Vai, vai, metti la prima. Ma se sì, mi metto davanti al primo, dietro al primo. Occhio alle balle qua. Esatto. Se ti metti anche davanti, con la follow me. No, no, mi metto dietro con il caricato frontale. Dietro di te, guarda, già che ci siamo. Che fa tampone? C'è più rettilineo che San Marino. Allora, sì, ma io tanto non la so lo stesso la strada. È tutta dritta. Come devi dire rettilineo a San Marino? No, non si bara, devi fare la strada, anche con la petta. Non siamo in gara. E poi io sono una persona molto corretta che non ha mai rubato niente. Cioè nel senso che ha sempre fatto per sì, sì, certo. 90 gradi. Okay. Sai che su House Flipper se cerchi di vendere i mobili della persona per far soldi ti dice non siamo in un simulatore di ladri. Scusate, cosa state facendo? Siete rimasti indietro mezzo chilometro? Avete un trattore che fa 130, che vuoi? Appunto, il mio fa 54 130. Al massimo. Il mio è 53, perché il tuo 50? Ah, già sono più pesante io. 53 ogni tanto va a 54. Non chiedermi perché. Poi dopo c'è la parte critica. Ma il tuo quante ore è? 55 e 4. Ma che dobbiamo passare dal negozio? No, ma che cacchio di strada mi stai facendo fare? Ma Jack aspetta, perché io seguo Lisa, ma non lo so se qua è giusto. Sì, giusto. Ho solo tagliato. Attenzione che c'è uno contro me, uno spericolato. Ciao Moreno. Uè, Moreno. Moreno. Giro di formazione. Sì, io Tony. Non ho risposto, te lo dico. Ciao Tony. Oddio, c'è Stefanetto. Salve. La balla! Inizia che botto. Ho preso una balla, aspetta, la devo rimettere a posto. Aia. Come faccio a rimettere a posto? Stefanetto, c'è una balla. Ma è già che non a posto. Ci dovrebbe stare. No? Ah, bravo. Te lo ricorderai ben che qua era dritta. Ma sì, ma le altre due gazzelle, così vi raggiungiamo, che non so che cacchio è strategia questa. Oddio. Sì. Pirlologia. Porca. Jack. Sì. Si è ribaltato Davide. Esatto. Morino. Ma hai fatto ribaltare. Oh, Nora prendi il
dipende, ma per adesso vado con questo, Enrico. Tanto siamo tutti con le apette poi a fare la gara. Esatto. Questo, no, questo giro con le apette. Aspetta che aspettiamo le altre due. Non so che data è benvenuto, però va bene. Qua c'è un auto no. Quindi ho dato benvenuto, non so chi, però. Cosa dici, Moreno? No, dico c'è il gruppo che ho dato benvenuto, però non so chi ho dato. Però va bene uguale. Sì. Avete capito tutti, no? Sì, sì, sicuramente. Sì, sì. Sono d'accordo con te, guarda, ti do il voto. Allora, grazie. Oh, scusa Davide. Allora. E adesso andiamo sulla parte peggiore da fare con l'ape. Ok, allora, quanti giri sono? Boh, questo ancora è da decidere. Due, basta tre, non so. Anche secondo me. Uno, no, no, aspetta, uno aspetta. È poco. Ah, ma c'è un cosino che fa per me. Dobbiamo dare modo di anche recuperare, magari. Questa collape sarà spettacolare. Metti che qualcuno si sbaglia. Ma che Scusi. Allora, ma dove si qua? Va dopo? A destra o a sinistra? A sinistra. Ci a sono le balle che delimitano. Ma qua non ci sono. No, ma lì non c'era, ci sono. Avete... Stefanetto ha svoltato. Io ho capito allora, un'altra cosa. Hai avuto una svolta. Sì. Quindi lì a destra, comunque. Cerchiamo di ricordarci. E mo dove siete? Sì. Avete schiacciato completamente, però. Come? Ah, non era di qua, infatti non c'era la valle. Allora, ma le non c'era né di qua né di là. E allora bisognava andare dritto, forse. Vediamo. Bisogna che anche bisognava andare dritto, giusto? Infatti. È di qua, è di qua. Di lì ho dimenticato di mettere la balla. Ah, quindi è giusto di qua. Quindi era giusto di qua. Che due balle. Ma veramente. Sembra di essere sì, un Pac-Man. Sì. Quindi perché ho detto Pac-Man? Non vedo botti. Perché ho detto Pac-Man? Perché non trovo la cartella che dovevo. Comunque Tony dice ammesso che uno riusciate a farlo, appunto. È che ci sono già persi. Buon pomeriggio Tony, comunque. Ma no, è questa la pista però. Ma qua ci sono le balle da qua. Esatto. Avete preso la strada sbagliata, avete fatto prima. Ma allora, di là, cioè, qual è il giro fin lì, raga? Perché se no sistemiamo. Manca solo la balla dove avete girato voi. Quindi non bisognava girare, dobbiamo andare dritti. Non bisogna andare di lì, ma scusa, ma te adesso da dov'è che arrivi? Bisognava andare su. E allora le balle che sono giù perché ci sono su. Le balle che sono qua. Ho perso la pista anch'io, perché questa segue la pista. Venite da sopra però. Ecco. Che fate Stefano Jack? Allora. Ma scusa. Se vado dritta guarda, per di ricapitoliamo, qua. Scusate. Adesso. Così sto tornando in contromano. Ho sbagliato anch'io, ma vaffan. Qua è da dove siamo arrivate noi perché tu dici che abbiamo sbagliato strada. Però se arrivo da qua, mi fa andare di qui. Allora, teoricamente veniamo giù da qua, da queste. Qua. Scusi. Ma porca. Allora, teoricamente dovremmo arrivare da... Aspetta un attimo che mi sono perso. Qua è chiuso. Non dovremmo tornare, perso. Non finisce in farm il giro comunque poi? Sì, torniamo. Quindi qua, si va su di qua. Giusto. Allora, teoricamente... Qua dove sono io? Qua il percorso c'è tutto. E dove sei tu? Ah, Davide è da là. Raga, le regole sono scritte nella paginetta delle info del canale. Ma dove cavolo... Tu devi andare nel piazzale, Davide. Infatti, qua dove sono? Qua manca una balla. E lì, ma dovresti girare a sinistra. Sì, sì, questo pezzo va benissimo, Jack. Questo pezzo va benissimo per il lapio, va benissimo. Mm. Per ribaltarsi, sì sì, ci ribaltiamo tutti insieme. Signora, prova a fare questa strada, vedi. Praticamente andate sempre su finché arrivate nel piazzale della segheria. Sì, però con... vabbè. Sì, ma con l'ape qua devi scendere e spingere. Che resti la messa a posto.
Cioè, secondo me ci fermiamo tutti appena arriviamo là. Che poi non sono io quello che ha fatto il circuito, quindi io ho solo fatto un giro di ispezione. Quindi da qua, ok. Ok, ci siete tutti? Più no. O meno. Sì. Aspetta, noi andiamo su no, dove eravamo prima, noi dietro. Dobbiamo andare su da là. Sì, esatto. Invece di girare no? Andiamo su, continuiamo dritto. Ok, poi arriviamo qui. Finché arriviamo qua, appunto. Qua ci ribaltiamo nell'angolino. Sì. Va. Esatto. Scusa, volevo. E poi ci dovremmo ricollegare. Ah, ok, perché facciamo tutto sto giro di qua. Quindi quella è quello che torna indietro, infatti. Noi stavamo facendo al contrario. Esattamente. Scusa, te. Ok. Poi, sempre dritto, dovremmo fiancheggiare la fattoria di Stefanetto. La farm, non la fattoria. Le farm. Alle stefanerie. Busco, se non vuoi perché? Entrare così. Ma allora Fede mi sa che ha sbagliato un pochettino col percorso. Sì. Vabbè, aspetta, canta. Non so parlare. Cipolla. Cipolla, allora, cipolla. Qui... Cipolla, cipolla. Ma perché io non riesco a usare il cosino? Perché c'è una balla qua in mezzo. E perché io confondo le voci di Steady Moreno? Ma sì, va bene. Qualcuno ha fatto danni. Ma qua ancora dritto, quindi. Sì. E qui qualcuno ha fatto danni. Non volevi rischiare. No, ma se vuoi Busco puoi entrare lo stesso, non ti preoccupare. Se vuoi entri la gara, se non vuoi farla non la fai, piuttosto trebbi qualche campo, insomma, poi fai i lavori in farm. La prima normale. Variante di mondo. Tanto finita la gara poi ci mettiamo a lavorare. Fanetto? Sui campi. La balla andava lì. Sarà un caos sta gara, ma lì. Ok. E poi dritto di qua. Quindi qua piccola cosa non ha texture. Ah, ok, quindi vabbè, qua quindi, diciamo che tutto dritto più o meno. Ma sì, si tira dritto. Devi spiegarlo tu poi al circuito, non io in teoria. Mm? Sì, da lì da qui. Poi qui sempre dritto. Fai la safety car. Safety. Safety. No, però gliel'ha detto a Busco, Dovrebbe essere. Vai. Ok, ok, Busco. Sì, sì, ti mando tutto in Discord. In privato. No, ho trovato quello che dovevo. Forse qualcosa non ti avevo già mandato prima. Boh, adesso nel caso ti rimando. Perché al massimo è cambiata la solo la password. Che bello l'albero, Stefano, tutto bene. L'abbiamo cambiata a gennaio. Poi il resto. Le mod le hai? Il link delle mod? Vabbè che lo prendi anche lì se scrivi mods. Mod, no? Lo prendi scrivi. Anche lì, sì. Infatti qua non si gira di qua. Doccio da andare, non si sa. Scusa, Ste. No, qualcuno ha spostato la balla. Ho rallentato perché ho messo giù il piripicchio. Come si va? Ma... Di qua. Allora, vediamo un po'. Mi è arrivato un pugino su Telegram. Grazie, Gioppi. Ciao, Gioppini. Non l'avevo salutato. Perfetto. Beh, comunque in teoria ci sarebbe da andare. Mi sono già dimenticato. Di qua c'è da... No, qua ci sono le balle. Anche Oscar Gunnar, grazie per il volo, benvenuto. No, quella balla lì era giusta lì, si gira a destra, quindi. Sì, si gira di qua perché qua ci sono delle altre balle. Era là in fondo la balla. Ma qua conviene spostarla, sennò... Stefanetto, la balla che c'era in fondo. Dov'è Stefanetto? Non so. Devi era standarlo. Qui da qualche ah, parte. Ok, sì, è giusto qua dove sono io. Ok, la infili qua. Sì. Dovete svoltare giù di lì. Quindi sono qui a destra? Lì. Sì, svolta giù da lì. Poi si sva giù. Si sva giù! Bella! Sì, io ho capito altre cose. Ho avuto uno svarione. Allora, poi dopo si va di qui. Si prende il pino, giustamente, perché se non prendi il pino non c'è gusto. Suona male.
No. Certo, signor Pino. Allora, nel frattempo, raga, vedo di mandare in privato su Discord quello che serve a Busco per entrare. Ma nel frattempo, okay. Dove è finito in tutto questo? Chi? Ma no, andate lì. Kelle. Ah, sta riscaricando. Non so cosa. Sta riscaricando Discord perché non riesce ad avviarlo. Ok, e qua si arriva, quindi. Non okay. Riesce ad entrare. Allora. Nel dubbio cipolla. Però mi manca un cosino. Okay. Wow, wow. No, lo faccio così a sto punto che è più sexy. Come Moreno? Sì, glielo metto così che è più sexy. Ok. Sì. E l'arrivo dovrebbe essere questo qua. Le patate! Io non ci sono. Allora, vediamo dove c'è. Perché non mi scrive sto computer, mo? Computer. Il computer scrivi a Moreno. Su, una letterina. Davide, non hai visto niente. Sì. No, no. Quindi di qua porca ti cado giù anch'io. Busco il server, lo trovi su International. Ti ho mandato nome, password. Perché? Ecco, bravo, l'arrivo dove c'è un pirla messo in impennata. E non ti serve altro. Peccato. Poi quando entri ti do i permessi. Ok. Ah, aveva già scaricato tutto ieri sera, Busco. Ok, ok. Bravo, Busco. Muy bien. Allora, okay, quindi si andava qui a destra. Ah, vabbè, siamo alla fine. Tutta dritta. Ah, sì, tutto dritto. Tutto dritto. Ui, che le... No, Fortnite no, non mi piace, Alex. Grazie per l'host ad Aladdin e a DFM. Grazie mille, raga. Chi è questo? Quindi, poi ci si infila di qua. Sì, potrei aver comprato si svolta qua. Sì, oddio, si svolta a sinistra, ok. Peccato che non si può far là, però peccato, così la speronavamo tutti e sapevamo bene chi era. Ciao Aladdin, no, raga, vi saluta tutti. Aladdin, ciao Aladdin. Ciao Aladdin. Ok, c'è anche Kele. Ti devo alzare? Dobbiamo noleggiare quattro api. Sì, e io devo abbassare così non Stefano. Allora, adesso mettiamo a posto qua i trattori. Poi ovviamente diamo una mano tutti a togliere le balle dal si lasciano lì. No, no, poi andiamo, lo rifacciamo e tiriamo via le balle. Perché no la configura sto figlio riesce. Allora. Avete, raga, vi state tutti noleggiando una petta? Sì. Ok, così vado anche. Bello. Che le aspetta che non ti sento, cioè ti sento. Sono messo. Sparite quando ti sei buggato. Quindi non capisco quello che dici. Allora. Vediamo un po'. E oggi sono un po' matto perché sono dal telefono, perché disco sul computer non va. Disdicevole. Molto disdice. Disdicevole, sì. Allora. Dov'è? Ma madonna! Ok, mi ribalterò la prima curva. Così ad intuito. Allora, Jack ha preso la petta gialla. Io rossa. Ok, la trovo su VAR. No, dove la trovo la petta? Auto. Non mi ricordo mai. Su auto. Veicoli. Okay, okay. Nel dubbio, ricordatevi di fargli il pieno che non erano state a piedi. Certo, certo, certo. E che colore la prendo la petta? Io la prendo bianca. Bianca? Sì. La prendi blu? No, la prendo bianca, lascio blu a qualcun altro. Con gli interni blu, per esempio. Ecco, io la prendo azzurro. Ecco. Noleggia, ok. Questa è noleggia. Switcho finché la trovo.
perché adesso ci sono 3000. No, aspetta, non c'è bisogno di switchare, che ci metto 30 anni. Vado al negozio, visita. Dobbiamo fare il giro di qualifiche. Oh, signore. Rossa non c'è, peccato. Sì, ci sono solo quei colori là, ragazzi, ce ne sono pochi. C'è Davide che piange col fatto che non c'è. Infatti. Chi è che mi ha fottuto l'ape? Tu. Io no. Ah, scusa. Pensavo di entrare nella bianca, ma che è? Cioè, non guardi neanche in diretta. Ho fatto mi sono infilata in quella nera. Dicevo pure no. Questo. Qualcuno cambi quella nera, perché ce ne sono due nere. Io vabbè, quella nera. Non fa niente, Jack, perché non è che c'è molta scelta con i colori. Non abbiamo abbastanza. Capita che c'è qualche colore doppio, però tanto i nick si leggono, dai, riusciamo. Allora, qui al traguardo c'è la bandiera tedesca. Ah. Candide gomme, stem. Ah, raga, Manolo mi avvisa che tra poco esce la Vespa su Farming. Ah, sì, è vero. Interessante, poi vediamo Manolo, magari la se non ha problemi come mod, che funziona bene tutto quanto, magari la introduciamo, così la proviamo. Che allora, guarda, mi avvio anch'io in fare. E vi va bene, ragazzi, facciamo due giri, così se qualcuno sbaglia, vabbè, che magari ci sarà il caos, però si ha modo nel caso anche di recuperare. Poi questa gara, chi la perde, cioè chi arriva ultimo, deve fertilizzare con la cacca. Lisa, dove stai andando? I terreni. Se sempre ce la facciamo finire. Esatto, sempre che vada a buon fine. Riscaldamento. Quindi faremo nel caso poi noleggiamo, vediamo, compriamo, noleggiamo, spandi con cime, spandi liquame, chi perde l'ultima volta è toccato a me. Aiuto! Quello più piccolo no, quello più piccolo no, che sennò con i terreni che abbiamo veramente ci si mette, è giusto però una penitenza. È una penitenza, così, vabbè, quello che si riesce comunque, perché i terreni sono tanti, sennò davvero. Neanche Stefano. Quelli che hanno bisogno di essere fertilizzati. Peccato che sono in un'altra farm. No, non vale per tutti, si fertilizzano quelli della farm principale qua. Ah, non ho i permessi. Te li diamo, te li do io. Me li sono tolti. C'è un pappagallo. Signore e signori, in collegamento dalla Disagio Room Farm, ecco voi il gran premio dei disagiati. Porca. non va più. Avete, aspetta che ti do una spinta da dietro. Con ce l'ho fatta, ecco. Dov'è la donnina nuda che fa che sventola la bandiera? Mi dissocio. Abbiamo Davide che fa facendo? Fine. Niente. Ho anche attivato lo sticker party. E dove ci mettiamo, raga? C'è una balla di troppo. Ma gira dall'altra parte, genio. Sì, certo, guarda dove mi tocca partire a me. Così fai la curva e ti ribalti. Bene. Aspetta che devo passare. Ma più veloce se teniamo le cosine aperte. Avete finito di svolazzare qua come le galline? Arrivo. Aspettate, mi metto un po' più avanti, vi faccio vedere un po' più di aereo di felicità. Oh, sì. Perché pensi di andare più veloce così, Kele? Io dico che ti ribalti male, comunque. Fa la partenza. Scusate, ma appunto, la partenza chi la fa? Non abbiamo pensato a uno sparo, una cosa. Moreno, non c'è. E di là c'era il treno. È vero, che c'era il treno. Ma chi ce la fa la partenza? Allora, se no dobbiamo o qualcuno fa 3-2-1 via, insomma, così, oppure col tempo sono le 15:32 in gioco. E chi lo vede l'orologio? Ah, là. Ma come non lo vedi l'orologio? Cosa guardi? Allora, a quanto?
No, ma chi lo vede il 33? C'è chi secondo arriva? Ok, appena arriva tenetevi pronti, a 33 si parte. Okay. Appena arriva il 3 si parte. Al 33 si parte, raga. Uè. Via! Madonna che partenza con i brividi. Non puoi tagliare la strada. Ma sono di là, dove è che va? Devo girare, porca miseria. Non tagliate pure voi. Kele, dov'hai? Non si taglia. Se vabbè. Abbiamo Kele ribaltato. Oddio. Jack, guardalo lì come curva. Jack sta pilotando la Formula 1 sul cordolo. Diciamo che ha girato su. E sono quasi ma no aspetta ma no sì. Datemi il DRS. Guarda, a me interessa non arrivare ultima, perché quando ti giri tu mi lagga. Ah, non so. che ultimo bravo. Beh, dai, due giri facciamo, che le puoi recuperare, perché non si sa. Quanti? Mai due. Non ti preoccupare, perché ammazzo il cordo. Esatto, Tony. Tanto qua ci si ribalta che recuperi qualcuno, non ti preoccupare. Prende tutta la scia, Lisa. Scusate, ma Stefanetto dov'è? Dietro di me chi c'è? Io. E Stefano? Che bello. È dietro. Ah, sento, oh, sento. Mi ha crashato Farming. No, ecco. Eh sì. No. Beh, se no, raga, dobbiamo aspettare Kele, però. Boh, io mi sposto un attimo. Casomai, aspettate, raga, dovremmo rifare la partenza, però, perché così Kele è fuori dalla gara. E facciamo un'altra semmai. Eh? Ciao. Ciao, la rifacciamo. Ciao, Moreno. No, ciao, Morena. Allora, facciamo così. Abbiamo un ritiro, appunto. No, ma non vale perché è crashato. DNF. Ok, si torna indietro alla partenza. Raga, torniamo alla partenza. Tanto di carburante ce n'è. Allora, aspettate. Comunque, che caos, si fanno delle curve. Piri, aspetta. Allora, ti metto giù. Madonna. Stefanetto sta facendo la pipì. Allora, vai. Cosa sto guardando? Cosa stai guardando? Oddio, ho sbagliato così, no? Eh? Moreno, puoi mettere gli applausi? Ma ci sono gli applausi, ci sono. Dove stai andando tu? Devo tornare indietro da qualche taglia parte. Per l'otto dall'altra parte. Vai a destra. Visto. Sì, adesso. Stavo badando a Piripicchio, mi sono fermata un attimo. Non farmi girare. Eccoli gli applausi, li ha mandati Busco. E l'urlo chi l'ha mandato? Ah, era Davide, ok. Che mi è arrivato l'urlo di prima. Pronti per una bella fintra? Speriamo che non crashi, Kele. No, se crasha stavolta di nuovo andiamo avanti, perché se no non la finiremo più. Oddio, ma mi pare che non sta... dritta stai. Aiutino. Vabbè, però ce l'hai di vizio, No, però ce l'ho fatta. L'ho spinto io. Ma me l'ho dimenticato dalle braccine. Eccola che arriva, la spericolata. Qui serviva Ben Hill all'infinito, ma veramente, Tony. Che fate un po'. Poi ho visto che le Kele che si è rimbalzato perché qualcuno gli è andato addosso.
Poi Davide mi aveva sorpassata, ma perché ho rallentato. Ah. Sì, sì. Sì, mi sono fermata. Allora. Ciao Gio. Ciao Gio. Ehi Gioppi. Cioè, aspetta ragazzi, dobbiamo mettere un po' più in qua, perché sennò che le... Poi non trova. Ma ci sta, sei più così. Ci si sta entrando. Sì. Uno sopra l'altro. No, niente, lei ha cambiato idea, guarda. Sì, perché lì mi fate volare via. Però ma anche lì. Tranquilla. Non è un problema. Stefanetto è meno pericoloso ma di voi. Che... Stanno arrivando applausi a raffica. Ho visto. La risata. Alex Farmer, non mandare tutti questi applausi così adesso senza senso, Davide, vai un po' più avanti. Non mandarne troppi, sennò mi tocca sospenderti. Così. Anche te, Jeff, un pochettino. Tony dice, ma mettersi un po' più indietro. No, ma infatti... Ma tanto non cambia, perché poi c'è la strettoia, peggio. In effetti, però un po' indietro forse ci stavamo meglio. No. Dimmi, Michele. Ah, sì, sì, ti avevo risposto. Sì, sì, ti ho scritto. Grazie. Andiamo un po' più indietro, allora. Forse ci conviene. Giusto per... Dipende che le poi dove vuol stare, a destra o a sinistra, comunque. Ui, Gerard! Nicruzzo! Ecco. Tempismo! Guarda come siamo bloccati! Madonna la fa che ti lesci. Ti denuncio, buon pomeriggio. Siete arrivati in tempo, raga, per guardare la gara disagiata. La gara più disagiata su Farming la facciamo noi. Non so quanta gente faccia le gare. Oddio. Su Farming. Questa ve la dedico. Sì, se piove. Ecco. Grazie Tony per questo canto così dolce e carino. Ho visto che stai arrivando anche Gio. Ah sì sì, se vuole, se vuoi partecipare Gioppi alla disagio gara, entra pure. Ti conviene aspettare la sincro Gio di Kele, però mi sa. Perché sì. Quella di Kele è un po' lunghina. Se vi mettete tutte e due in sincro è finita. No, perché Gio bene o male riesce a più essere più veloce in tre. Non è partito quello di prima, e qual era quello di prima? Aspetta che vado a vedere. Ah, se si avvia Steam, ok Gio, anche tu vedo che hai problemini. Vabbè che Discord a me non si avvia, perché non gli ho fatto fare l'update appena si è chiuso il computer. Ah. Anche Steam, se io non gli faccio fare la ricerca degli aggiornamenti, ah, dopo non partono. Boh, è strano. Allora, vediamo un po'. Ah, lo stesso alert. Adesso vedo se è in coda qui. Vediamo se lo trovo. Sì, sì, c'è Tony. Te lo mando, infatti ce ne sono due. L'avevi mandato prima che Davide mandasse l'urlo. Forse
No, no, dopo. C'è la risata malefica di Tiddenuzzo e c'è il tuo. Dimmi. Adesso ve ne sentite un altro, però. Eccolo che arriva. Mi sa che mi questa mi volta in coda tutto. C'era. Mi voglio tutta la benzina, mi sa stavolta, eh. Box. Dovrebbe ripartire. Ah! Che stai facendo? Niente, sto simulando il pit. Ah! Mi sono chiuso il dito sotto al tappo. Ecco. Brava. Se non c'è vita, c'è qualcosa di bello. Arriva al secondo. Eccolo. Ma no, vabbè, io spero che non lo facciano a luna di notte a Sanremo. Perché a volte la gente la mandano alle 3. Madonna, mi ricordo quella volta che finì alle 3 e mezza. Mamma mia. Ce la farà ad entrare che le prima o poi. Sì. Portiamo un po' di pazienza. Purtroppo è la connessione che gli fa capricci. Ci mette un po' ad entrare. Ma il bello è che sono anche dal telefono. È una sveglia mattutina, sì, Tony, bellissima. Forse mi sveglierei. Oddio, forse. Sì, con un infarto, ma che? No, no, io è più facile che non mi sveglio e mi giro dall'altra parte. Lo sai che se dormo non mi sveglio. E fu così che alle 17 erano ancora in fase di partenza. No. Probabile. No, adesso si sblocca. Pure Gioppi, ti sveglieresti anche tu Gioppi o che pure tu hai la connessione che fa capricci? Ma volevo sapere una cosa. Ah, due, no. Ok. Il mio vicino di casa me l'hanno messa giù la fibra. Fregagliela. Gliel'ha messa giù 2 anni fa. A te ti dicono che per te la fibra non c'è. Loro sono andati via con 2 anni. Ma rendiamoci conto. E che le tu sei speciale. Specialissimo. Speciale. Ho trovato un bagno schiuma. Vabbè. Intanto ragazzi, stavo spiegando dello stickers party che ho attivato, che appena si arriva a 1000 bit ci sarà un'esplosione di vari stickers e anche col sound, col suono. Adesso non so cos'è perché non l'ho mai fatto, però è carino, sembrano riempie tutto lo schermo. Meno male non si aggiorna, quindi man mano li raccoglie finché si arriva a 1000. Li tiene segnati. Scusate, devo andare a chiamare Mattia Binotto. Chi? Mattia Binotto. Chiama Jean Todd, che è meglio. Vedi che Davide ha capito. Piano B, ora box. No, non ce li abbiamo i box. Ma dov'è la crema di tatuaggio? Ce l'avevo qua. Che le controlla che non ti si blocchi però la sincro, perché ogni tanto lo fa. Sembra che sta bloccata. Buon pomeriggio Andrea, perché se si blocca devi purtroppo riavviare. Eh sì. È l'unico modo. Che
avvio direttamente il computer. Okay. Vediamo se riesce ad entrare il Gioppì. Poi intanto la gara fatta. Sì, sì, partiamo noi, vediamo se riesce ad entrare. Gioppì, riesci ad entrare? Che nel caso aspettiamo un po', se no si... Sì. Ah, eccolo! Ok. È ribloccato Kele, infatti, perché è rientrato e poi da Zucca l'hai lasciato. Adesso Zuppi arriva con l'app truccata VR 40. Ok, niente, dai. Prende il posto Zuppi di Kele, perché Kele sennò non ce la fa. Mannaggia, mi spiace, perché ha fatto lui la pista, il percorso. Al limite va bene, faremo un'altra appena si può. Al limite, raga, invece di toglierle le balle, quelle che potrebbero dare fastidio così quando dobbiamo andare in alcune parti della mappa, li mettiamo da parte, se non è nell'erbetta che c'è di fianco, e le lasciamo per un'altra volta, perché non è giusto che ieri Kele ci ha perso un bel po' di tempo, ci si è dedicato. E al limite poi ne faremo un'altra magari con i cavalli, tanto come abbiamo fatto con l'altra mappa che abbiamo fatto con la petta, con i cavalli, con il trattore, quello JBC là, come si chiama? JCB, vabbè, quello che Nora, non lo ricordo. Vorrei che dopo magari ti la serve se lasci troppo fuori, dici? Ma speriamo di no, non dovrebbero dare il riduttore, scusate, su Discord perché non lo trovo. Dov'era? Napkecco, ciao, cambio pilota, che... esatto Tony, diciamo dove che c'è io? Stato un cambio pilota. Fate la gara delle apette, sì Vitto, la gara Jack, delle apette. Venite indietro. Aspettiamo un attimo, non ci sono. Gioppi, prenditi, affittati un'ape, scegli il colore, quello che vuoi. Ecco la mia linea, che metto al percorso. Oppure c'è quella di Kele che è nera, però vabbè, lo stesso, se non vuoi un'altra prendine un'altra. Cosa ti sei perso, Checco? Angelo Trattorista, grazie per l'host e buon pomeriggio. No, niente di che ancora, Checco, non ti sei perso niente. Avevamo fatto una falsa partenza di questa gara, abbiamo fatto un giro di prova che già io mi sono dimenticata, ma comunque abbiamo fatto una falsa partenza perché alla fine Kele è crashato e adesso la gara vera inizia tra poco, appena Gioppi e Lisa si mettono qua in griglia di partenza, si preparano insieme a noi. La capretta 66, grazie per il follow e benvenuto o benvenuta. Tutte le sgommate. Ecco Gioppi. Dov'è? Ah, non lo so dove è Gioppi. Ah, sta arrivando qua. Eccolo. Aspettiamo che torni operativa anche Lisa. Comunque il riduttore c'è. Ma ora è cascata Lisa da Discord, raga? Sì. Ma porca. Com'è cascata? Hai detto che dovevo andare via un attimo. Cercava il riduttore, ma il riduttore c'è, eccola. No. Io non ce l'ho, raga, il riduttore. Come non no? In basso? No, dove ho il del riduttore. Dove dice connesso al server? Accanto? C'ho soltanto la cornetta. Ma... è ben per quello che non lo trovo, raga. Adesso infatti esco e rientro. Hai finito gli utilizzi? Guarda, un po' più avanti. Un po' più avanti? Che... Poco. Aspetta. E ora c'è.
C'era troppo bagnato. Avanti. Stefano ha lasciato il server. Ma non ci credo! Ma cos'è? È tornato il coso. Come si chiude lo sportello? Ragazzi, come l'hai aperto? Chiudete lo sportello. Ecco. Scusa. No, ma... allora, ci ha aspettato 5 minuti per fare. No, ma fai con comodo, Elisa, quando hai fatto. Scusa. Magari... ah, con tutte e due i tasti del mouse. E magari muovi. Mi inserisco anch'io. Allora, ti ha aspettato 5 minuti, potrai esserti. Diciamo le tanto manca anche Stefano. Sì, se vuoi provare, prova, Kele, perché tanto manca anche Stefano. Fai un tentativo, se... se va va, se me ne vado. Ok, fa un ultimo tentativo, Kele, se no raga partiamo noi, perché se no veramente rimaniamo qua. Vediamo se Stefano ce la fa. Lisa, ma che fai? Cioè, non ci sono io. Se vuoi intanto vai a trebbiare il campo, c'è già la trebbia pronta. Sì, l'ho preparata io 2 o 3 giorni fa. Poi proprio Eva e non l'ho più trebbiata. No, Madonna, l'ho Jack, fatto. No, non ci combinare dal computer. Anche perché no. Se parte la sincro siamo bloccati. Sono dal telefono? Ecco, si sto combinando tutti. No, okay. Jack, dopo che ci ho messo 30 anni a posizionarmi, Elisa mi ha pure spinto. Vuoi uscire anche tu, Jack? Allora, sposto il telefono che così. Guarda, tutti un po' di qua, un po' di là. Mettete a posto Davide. È time. Subito! Dal mio telefono. Ah, ma questo non è Davide. No, è di Stefanetto la petta. Ok, ci okay. Sono. Eccomi. Ok, ho fatto un po' di test. Sì, sì, bello il test. Che box, test? Box, box, certo. Beh, intanto ti aspettavo. Allora, caricamento. Muoviti, omi in. Io non dico altro. Davide, dove ti stai posizionando? Un po' più indietro. Imparate a posizionarvi tutte e due, guardate là. Guardate lì dove si è messo. Sì, sicuramente. Ma che problemi hai, Davide? Guardalo. Ok, io sono pronta, quando volete partiamo. Sì, prendi il vantaggio. Io mi metto direttamente sul traguardo. Appunto. Se vuoi parti da là in fondo. Come ho fatto a fare i battaggi che sto facendo? Oddio, no, che schifo, c'è troppa no, roba ma... juventina qua. Sì. Cioè, avete presente altro? Quando c'è la gara dei cavalli e ci stanno 3 ore a posizionarsi, a farli mettere in posizione? Stessa cosa. Falio? Lisa, ma che dobbiamo fare? E voglio mettermi di fianco a Davide. Madonna, sposta, allora. Guarda, pure a lui sposta a tutti. Multiplayer, il cavallo pazzo, ripeto. È vero. Eccolo Stefano, aspetta che lei aspetta. Fermo, no, mi sono fermato in tempo. Ah, ok. Perché sta entrando Stefanetto? Sì, con calma, quando è entrato Stella, lo dite. Uno alla volta, non finiremo mai più. Chiamate la finanzia. Gara clandestina. No, non è clandestina, è una gara molto disagiata fin dalla partenza. Guarda, ecco. È talmente disagiata che manco partiamo. Meglio di così. Dite quando è entrato Stella, così faccio vento. Sì, infatti, Nemo Farming, come il palio di Siena. Mio padre, quando ero più piccola, mi ci portava ogni tanto a vedere le gare dei cavalli. E me lo ricordo che erano lì che non stavano fermi 3 ore per metterli a posto.
per mettersi in griglia. Beh, i cavalli sono scemi. Eh no, che c'erano quelli magari un po'... Gli asini sono più intelligenti dei cavalli. C'erano quelli un po' nervosi, non stavano fermi. È strano, cavalli spronati fino al massimo, mezzi dopati, con delle persone su, con degli spari, dei rumori... No, per fortuna non è successo mai niente. Di brutto ai cavalli, nelle gare... Quelle poche che ho visto, perché non è che poi... Io sono contrario. Mi ricordo qualcuno. Ah, pure io in realtà ero piccola, andavo, ma in realtà. No, è entrato ste. Sì, è entrato adesso. Qualcuno spenga il motore. Quale ape? Allora. Non lo so, qua c'è il concerto dell'ape Maya. Nel dubbio, tra un po' prendo la forca, ecco. Grazie Gioppi per i bit. Ma che prende la forca? La forca! Ah, scusa. Guarda Gioppi. Drago troppo per tutti. Penso più indietro. Ma veramente più che indietro, guarda come siamo posizionati bene, Ste. Tutti storti, loro. Ma non è vero. Sì, sì. Non è vero. Ma cosa? Non... No, ah, okay, ma no, ci sono. Davide è storto. Praticamente appena non ti parto, preoccupare. No, io non mi preoccupo. Se la vede lì quando ci finisce addosso. Trullallero, trullallero. Puoi provare ad entrare, Kelle. Ah? Puoi provare ad entrare. Sì, adesso. Con calma. Allora, questo. Mettiamo dentro la password. Gioppi, se arrivi ultimo, devi entrare poi a fertilizzare. Durante per una settimana, ricordo. Sì. Cerca di non arrivare ultimo. Tanto ci arriverò io. Che ti aspetta la cacca, se no. Io so chi deve arrivare l'ultimo. Provate la partenza. No, che rimettersi a posto è un disagio. Qui ci vuole 2 ore a sistemarci. No, io potrei sapere chi deve spandere la carta. Ah, non guarda, lo so anch'io, c'ha l'ape bianca. No, io un altro. Ce l'ho in mente. Allora c'ha la cosa nera. Inizia per D. Sì, un po' narsi. Fai un sondaggino da che ci sei. No, hai visto il tuo fattore? Ah, è vero. Che c'è... Tony vuole il sondaggio, un pronostico. No, hai visto. Secondo me non riusciamo a farlo, è diverso. No, hai guardato com'è il tuo trattore? Ah, non riesce, Giuppi. Il mio trattore è rosa, mi è sembrato normale prima. È Jack. Non è quello di prima? Non è cosa? Ma sì. Era no? Mi sembrava... io l'ho visto rosa. No, è là. Ah, aspettate. Non è colpa mia. Chi ha messo i cerchioni color cacca? Vabbè, si è portato avanti al massimo, dai. sì. Non è colpa mia, io non l'ho fatto. Ma siete una cosa assurda, oh. Scendo dalla petta un attimo e me la toglie. Io se ne vado da sola la petta. Caricamento in corso. Mamma mia, ragazzi, pazienza che ci vuole. Non è vero. Sì, fate tutte le prove a poco delle c'è ali. Via. Ma perché sempre il mio trattore? Strike. Esatto, ha fatto strike. Ma allora, stiamo andando sempre più indietro a posizionarci qua. Ma perché se seguite lei andate nei canoni. È perché ci deve entrare anche Kelly se ce la fa ad arrivare. Forse tra poco parte la sincro. Io arrivo intanto, ora che fai la sincro.
Ah, sì, sì. Arrivo. Vai, vai. Vado a prepararmi gli spaghetti. Io sto vicino a Lisa. Ci vuole tanta santa pazienza, eh sì. No, ma tanto che c'è messo adesso, come vado a prendere un caffè. Adesso mi ritrovo in mezzo. Qua ogni volta che ci scombiniamo cambia anche. Eccolo, la sincro di Kelle, vediamo. No, raga, incrociamo le dita, incrociate tutto quello che potete. Se te non ti muovi, io giuro che ti lancio fuori dalla finestra. Ok. Di solito quando gli dico così funziona, di solito. Eh sì, tanto sei tu quello che rimane senza il computer, lui va in libertà, prende la linea. Incrociate tutto quello che potete. Allora, poi adesso vai di là perché io devo tenere un po' con la ferro, se no si muove. E no, c'è mio fratello che deve rompere. Tony dice fra un po', arretrando, finiamo nell'Alpine. è vero che sono collegate, c'è il treno che va di qua e di là. Però il treno qua non c'è, ma com'è possibile? No, è nella Felsbrunn, no? Con la rustica, ma che sta di? Oh, vabbè, lasciamo stare. Non siamo mica nella Felsbrunn. Vabbè, torno. Se te non ti muovi giù che ti lancio fuori dalla finestra, non me ne frega niente. Se ti cambio con il Mac Pro da 65.000 euro. Guarda che c'è... Sì, sì, c'è il tuo computer che sta ridendo, lo sento io da qui. Ecco, quindi... Sì. 32 Honket, benvenuto. Allora, sarà finito il rodaggio. Vicini vicini Nora, sì, infatti. Noi in tre, Stefanetto, Lisa e Nora, siamo appiccicati. Poi c'è Gioppi e Jack, manca Davide e Kele. Che già tu sei diventato possessore della petta di Kele, quindi Kele, se riesce ad entrare, l'ape se la deve andare a prendere. In che ti è esploso il motore? Della petta. Ah. Ma il bello che c'è la sincro bloccata, io sento tipo due o tre apette accese. Che bel sound. Me l'avevo detto di spegnere il motore. Quello che ho detto che mi è esploso il motore, tra un po' grip. Eh sì. Non l'ho fatto in tempo a spegnere Lisa. Ma manco io. Fra un po' tocca la revisione. Ora che stiamo fermi. Sentirete la cosa e chiudersi perché fa rumore. Oddio. Ma che è un armadio? Scusa. Tu c'hai un reattore di Chernobyl te come armadio, scusa. Che è la porta di camera mia. Silenziosa, no, la tua porta proprio... Cioè non ci devi mettere un po' d'olio, ci devi mettere tutto l'oliveto lì dentro. Madonna. Allora ma friggila quella porta. È colpa di mio papà, perché gli ho detto intanto che siamo in quarantena te mi metti a posto la cosa. No, non c'ho voglia. Come la sedia che gli manca un bacciolo perché l'ho sfondato. Mettila a posto aggiustare tu, che... Te stai zitta che te l'avvito io la sedia quando ti vedo, quindi te sta zitta. Ma io lo so già. Io lo so già che quando noi ci vedremo casualmente lei sarà arrivata la sedia, ci scommetto. No, lascia stare che ieri ci guardavo ed è sparita. Raga, ci sono due sedie soltanto. Ah, la sto togliendo. Te l'ho detto? No, che lo sta togliendo. Non c'era quella. No, non c'è. Bianca. Non c'era quella bianca e rosa. Ora è saltata fuori quella bianca e rosa. E mi pare bianca, basta. Mi pare che sia rimasta o quella verde e nera o quella blu e nera. E quella viola? E non c'è, tre ne mancano. No, tre, quattro ne mancano. Quattro colori. Cosa, stai dando i numeri o le sedie? Mancano quattro colori. Ce ne sono solo meno. Due per adesso. Ma nel mentre Davide è tornato? Non lo so. Secondo me no. Ci sono, ma si è mutato da solo. No, Angelo, la facciamo la gara adesso. Se si sblocca la sincro e che le entra, se no partiamo noi. Daniele 172288, grazie per il follow, benvenuto. Nel caso... bello che Gioppi tu il percorso l'hai visto dalla live perché mica l'hai provato, quindi parti così.
No, io ormai l'ho fatto 3 volte quel percorso lì. No, io ce l'ho la sedia viola, è lì, lo vedo. Tu la vedi? Ieri non c'era. Si vede che oggi c'è. La vedo. No, io la vedo. Però l'hanno cresciuta. In che senso? È diventata 189 era l'ultima volta. Sì, l'ultima volta sì. Ancora? È aumentata? A me dice 199. No, quindi. Allora forse un'altra. No, ce l'ho nel carrello, ascolta. Ma non lo so. Dopo ci guarderò. Ola, 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 ola! Eccolo! Oh. Qualcuno lo scrive, però? Davide, vieni a metterti in linea di partenza, che altrimenti facciamo funziona notte. Tirargli dei nomi a quel coso qui che fa... No, no, che gara rimandata, la facciamo, Busco. A parte che adesso finalmente che l'è entrato. Esatto, suonate il clacson per festeggiare che ce l'ha fatta. Sono arrivati anche gli applausi da Giuseppe. Grazie Giuseppe. Ho finito a tornare la mia voce, mi sembra che ancora da Jack. Se dovesse, speriamo di no, raga, ma se dovesse capitare che Kele... Cioè, perché non è colpa sua, non è colpa di nessuno, purtroppo è la connessione che va un po' così. Se la connessione di nuovo gli fa lo scherzetto che crasha, facciamo la gara noi. E come ho detto prima, tanto un'altra magari la facciamo con i cavalli o con... Se devono uscire le vespe, chissà, magari la facciamo. Noleggiate la mia app intanto. Ah sì. Rossa, grazie. Rossa? La vuoi? Sì. No, ci sono io, Rossa. Ok, e che ci fa? Io non voglio. Allora, noleggiamo la rossa. Vabbè. Con gli interni. Se no, falla verde, Nora, visto che nessuno ce l'ha verde, credo. No, nessuno ce l'ha verde, ma c'era prima. Con gli interni rossi, così sei contento uguale. Fatto, fatto. Sì, pronti, pronti, adesso che le se la va a prendere. Adesso, il negozio. Che al negozio. Sale sul veicolo, con calma. E si parte. Parliamoci, sanità mentale. Vincerà l'onda. E scusate, qual è l'onda? Qua ci sono due pezze. Allora, questa è quella bianca. Una bianca. 2, 4, 6. Oh, siamo 7 a gareggiare. Ma Gio non sei più sull'ape. Gio non sei più sull'ape. Mi sa che gliel'aveva lasciata lui. Sì, è Gioppi. È Gioppi, scusami. Vabbè, la porto un attimo. Che l'è? Che lei Gioppi ti ha lasciato la petta nera. Quindi se vuoi... Casino. Lisa mi sta portando qua la verde. Ah, ok. Vabbè, raga, fate voi. Quella... Se tu... Gio, se lui vuole quella verde, riprendi tu quella nera. Non è un problema. Lisa, tu dove sei? Dentro la petta. Sta arrivando. Mancava la Kawasaki, manca l'arancione KTM, la Yamaha, sì, la Ducati, le diciamo tutte. Mo. Speriamo la che prima. Di Vespa hanno fatto la Piaggio XL, la 50, perché poi la userò io che ho la La Suzuki. Allora mi stupisci. E allora? Eccomi! E i bug, non ti scordare. Salve. Dei bug, Jack, ti dice Tony. Salve Kele. Dove la mia petta? Eccola la porta Lisa, la petta. Un'altra nera? No, è verde. Grazie. Sì, infatti è curiosa questa cosa che deve arrivare la Vespa. Poi vedremo che utilizzo una può farne, però per divertirsi un po', fare qualche gara, la Vespa ci sta. Lisa, non barare. Allora, no, mettiti... Io devo poi guarda qualcun altro. No, sei accanto a... Stefano! Metto! Allora, mettetevi in linea... Che i motori siano accesi prima di tutto. Appunto, mettetevi in linea e in riga. Ecco, io ce l'avevo spento. Allora, raga, accendete i motori.
Aspetta. Rullo di motori. Sono le 15:56. La vedo dura girare. Io ho quattro aperti. Quattro aperti a sinistra. Manca Gioppi. Manca Gioppi. Aspettate. Vedete quando mi lagga. Mi va avanti la petta. Gioppi, sali sull'ape. Dov'è Gioppi? Ah, non lo so. Si è perso. Ma dove è andato Gioppi? Gio, non switchare, fai prima per la mappa. Allora, raga, sono il 57. A 58 si parte. Tenete l'inferno. Esatto. Dai, che ero prima. Allora, Angelo tifa per Stefano. Angelo trattorista. Chi tifa per me? Qualcuno tifa per me, per favore. Zitto sola. Ma non ha il claccio. Beh, ascolta Ciccia. Sto provando perché mi si spegne il pad. Ci manca solo che si spegne il pad alla partenza. Adesso si bugga il gioco. Adesso crasha il server. Faccio io. Ragazzi, il 58 si parte, eh. Chi parte parte, chi non via! Parte. Via! No! Gioppi parti! Levatevi! Levatevi! Non male così! Non l'hai mai detto! No, Gioppi! Questo stupidismo. Davide, ma che cacchio state a fare? Muovi le ali. Io appena indovinato chi perde la gara. Muovi le ali, io le muovo. Oddio. Fermati che ti ho aiutato. Via, oh, via. Vai Gio. Ti ho aiutato. Ciao, fermo, ciao. Ti ho aiutata. Aiuto! Bravo. Non ci ho capito più niente. Davide nel frattempo mi ha fatto diventare sorda. Gioppi! Madonna, la sigla di Ben Hill era perfetta in quel momento, Tony. Niente, io vi che aspetto tempismo. Qua. Bravo. Ecco, Kira ha già perso. Abbiamo aspettato e la sua gara è stata lunga. Tutta la petta sotto al coso, cioè, vicino ai capanni mi è caduta. E se fai in te... No, che ci ritroviamo come prima. Ripristina e prova a tornare in gara. Tanto facciamo due giri. Può succedere di tutto. Ma vabbè, sì, okay, fai una cosa, ripristina e mettiti in coda all'ultimo quando passiamo dal negozio, così è come se fossi... Aspettate che non la trovo la pizza. Può succedere di ma tutto. Ma perché la tua app è più veloce della mia? Ecco la ripristina. Vai a petta! Sorpassa! No, Lisa. Aspettatemi, arrivo, aspettatemi in negozio. Non vale. No, ti devi mettere in coda all'ultimo, che noi non siamo al negozio, quindi tempo. Siete quasi al negozio. Io ho le lacrime agli occhi, non vedo un cacchio, va bene? Guarda che cioè, ma vedete qua stiamo lottando per l'ultima posizione, perché uno di noi potrebbe dover fertilizzare i terreni con la cacca. Ciao Jack! Dove? Aspetta gli ultimi, te il negozio. Chi è al primo posto? Aggiornateci voi che siete fuggiti. Io sono secondo. Primo Jack. Stefano è terzo allora. Sì. Non vi ribaltate, ragazzi. State andando bene voi? Ma... No, loro stanno andando bene. Voi dove siete? Noi al negozio. No. Devo pregare Gioppi. Sorpasso Davide, tanto non c'è problema, la popola da qualcun altro, non uno dei primi tre. Sì. Chi arriva primo aiuta l'ultimo.
a spandere cacca. Non vale. No, no. Ditela questa. Sì, sì, è buono. Vado. Quando passo l'ultimo. Ciao, Pino. Posso andare? No. Dopo l'ora, ciao. Dopo l'ora. Sto ascoltando, eh. Io lo devo passare. Io stavo laggando. Ma... bene, arrivo io ultimo. Simo Casa, buon pomeriggio. Che caos. Fiat Tipo, buon pomeriggio, benvenuto. Siete arrivati nel bel mezzo della gara. Volvo Andrea, ciao. Giustificato, perché io ho fatto la... Io e Jack siamo giustificati, se arriviamo ultimi. Sto cercando di asciugarmi le lacrime. Bravo, ah, piangi. Cioè... guarda qua, si derappa, signori. Dai, 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 che li recuperiamo. Io stavo facendo i 220 all'ora con la tenda. Dove sono gli altri? Guardate, ecco, dove sono. La parte bella. Jack. Ogni volta che si curva con questa petta si rischia di... ciao. 4000 DP! Lui è contento, però, dai. Altro che Formula 1. Ma dobbiamo recuperare. Siamo troppo indietro. Già, sì. Stai già salendo? Sì. No, sì. Non vanno su, sì. No, va, va. Va su. Allora rimangiati quel che hai detto. Sì, sì, va, perché ieri l'ho fatta io con la petta. Aiuto! Basta che non ti fermi, va. Perde 10 km orari. Cioè, io rallento per girare, raga. Guardate, no, qua come devi. Si derapa. Ma derapa! Scatta con la levetta, fai dei piccoli colpetti con la levetta invece che girarla tutta in una volta, no? E non devi rallentare. Aia. Mi tocca aiutarla perché non lo so. Ecco, guarda Gioppi. Dai che recupero! Aiuto! Ricorda, sì, che devi girare dall'altra parte, Eli. L'altra parte, Nora. Si va su, Gioppi, hai sbagliato. No, l'altra parte. Gioppi, torna indietro. Davide, tira dritto. Sì, ne ho approfittato. Ero convinta fossi tu. Allora, poi qui. Sono passata avanti. Vedo che le Kere! Aia! Che è dietro di te, lo sai, vero? Sì, sì, Gioppi e Kere sono dietro. Ecco. Aia! Aiuto! Ma poco non mi ribalto. Però scattare mi aiuta, per... ecco. Più mi o meno. Aiuta, no, l'albero! Dai, 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 riparti, riparti, riparti! Ci mette 30 anni! E niente, arrivo ultimo. Che bello. Spandi cacca per una settimana. Lepri 81, grazie per il follow, benvenuto. Perché io ho creato la ho creato la appunto, quindi spandi cacca. Gio, cioè... non ti dico niente. Via che passi in testa, Gio, che hai sbagliato strada. Gio, qui, sbagli strada dopo. Raga, ma lui per quel giro di prova non l'ha fatto. Gio, devi passare per la segheria, c'è la balla. Non devi far passare la balla. Gio, prova la balla. In segheria che c'è la balla. Sì, per il centro della segheria. Mi sa che Gio si è perso. Sì. Gio, qui. No, sto frenando. Fai la strada che vuoi e infilati. Perché sto frenando? Perché sto frenando? Lì, perché come va? Chi è davanti ancora, Jack? Sì. Per adesso sì. Per adesso due giri frenando. Ci sono, due giri. Perché sto frenando? Guardali loro, che non... Fa... Ma raga, ma voi non vi derapa quando girate? Sì. Ho detto di dare dei piccoli. Basta girare piano, vista. Con calma. Sì, dai, sì, voi che siete lì davanti. No. Dai, senti, io ho la tastiera. Ecco. Guardalo, con la tastiera. Io sì, con la tastiera. No, io con la tastiera sarei ultima.
Gioppino sta trovando. Anche col padre non è che sei tranquilla, eh. Jack, Davide e Stefano, guardali là. Boh, hai sbagliato ancora, non è di lì. No, ma Gio sta scendendo. Gio, vai al campo 40. Sì, vai verso il 43, Gio. Vai, passa proprio in mezzo alla segheria. Devi proprio entrare in segheria. Poi c'è una strada, la vedi? C'è una balla in mezzo. Dove c'è, dalla mappa, vedi che c'è tipo quel cerchio? Produzione cippato, proprio lì in mezzo ci devi passare. Lisa, sono pazzo! Come si suona il clacson? Non lo so, ma lo so con la tastiera, con lo zero! Stavo andando a sbattere per cercare di capire come si suona. Ma sono due giri o uno? Due. L'ha deciso adesso, Nora, all'ultimo momento. Aiuto! No, no, è mezz'ora che lo dico. Davide, ci fermiamo, facciamo un pit per una birra, tanto non c'è problema. Sono quarta! Io penso. Come quarta, no? Ah sì, ho sorpassato Lisa. Sì. Cioè, ci vuole molto C per venirvi a prendere. Ma se non sbaglio strada pure io adesso che sto davanti. Credo che è giù. Cordolo! Ma... ho chiuso la strada, Lisa, per non farmi sorpassare. Sto prendendo Stefanetto. Gioppi è la soluzione. Bravo Gioppi. Taglia, ho messo, taglia. Ho messo lampeggiante. Arrivo. Dove siete? Ah no, sono più avanti di me. Dobbiamo girare. Pronti? Io vado in giro con le bottiglie aperte. Lisa ci ha provato. Ma non vale, non puoi far così. Oh, io sono semplicemente andata dritta. L'ho fatta un po' larga. La mappa. Chi? Gio, hai sbagliato ancora strada. Come è no, ho sbagliato strada. Ma... aiuto. Perché ha sbagliato? Deve scendere. È davanti a noi. Gio, scendi. Ah no, deve andare dalla, perché deve fare il giro dal 45. Gio, fai come se tornassi indietro. Sì, passa tra il 45 e il 46, Gio. Vabbè, ma fagli cambiare strada, sennò non ci riprende più. Fagli tornare indietro direttamente. Ma così ci viene incontro. Vabbè, poi gira, si mette dopo pieno, così c'è un po' di terreno. Sennò se non tagli dal terreno ti accodi dietro a Kele, Gio. La tanto una curva prima o poi la sbagli tu. E questo è il primo giro. Io lo devo ancora finire. Non solo tu. Anche Gioppi. Guardali loro tre, non è che aspettano, che cavalleria. Serve il soccorso stradale secondo 32 anche. Guardali, Jack e Davide che sono praticamente appiccicati. Non c'è il tasto per guardarci indietro? No! Dovevamo fare il triathlon, poi a metà lasciavi, prendevi un cavallo e poi riprendevi il trattore. No! Mi sono incassato, Gioppi mi può recuperare! Primo giro concluso! Mantengo la mia posizione, oddio! Ma che ci fai qua? Guarda che si gira! Oddio! Tengo la mia posizione, sì. Bene, io non vi dico dove sto passando. Cordolo! Angolo! Sì, sì, no! No! Io ho le mucche! Stavolta non passi! E ti passo in curva! Stavo per dire una cosa brutta. Vabbè, noi ci fermiamo, ci facciamo uno sprizzino, poi quando arrivate ripartiamo. Guarda, Davide ha pure tempo di mandare gli alert, vedi un po'. Con calma lui, proprio, tranquillo. Adesso vediamo se mi ribalto qua. Intanto arrivano gli applausi. Sì, qua facciamo la bagarre per il quarto posto. Io c'ho anche il motore usurato, bensì con 8 ore. Io 7 ore.
Madonna, sei avanti di un'ora, Jack, com'è possibile? Io 0,07. Appunto, noi, loro 8. Ma perché? E che ne so? Ah, io, fermatevi mezz'oretta. Ecco. Che siete avanti di un'ora. Davide, tu che è primo settore. Vediamo Stefanetto. Guarda, mi sono fermato, ecco perché. Hai fatto bene, invece gli altri no, sono cattivi. Io non vedo nessuno. Aspetta che mi soffio il naso. Cioè, star... Devi starnutire, dai, dai. Lisa, fermati, si devi starnutire, eh. No, 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 non mi fermo mica. Oddio, non vale. Ma io devo dire, ma devo fare la gara, devo avere questi cosi che arrivano nelle orecchie. Mi sta sudando una mano. È gente che fa il tifo. Sì, sì, meno male che è rettilineo. No, Gioppi, non okay. Superarmi. Va bene, Gioppi. Ho derapato, ma non è successo nulla. Supera, supera, Gioppi. No, è indietro. Anche tra il sesto e il settimo posto c'è bagarre, a quanto pare. Perché ovviamente uno dei due rischia di dover fertilizzare e espandere cacca. Intanto lag. Quindi ma Nora non hai mica detto che il primo... Timo? Chi? Il primo aiuta l'ultimo. Sì, sì, Jack ti aiuta dopo, non ti preoccupare. Ok. Uno vincere. Guarda, adesso si fanno... Ma vada lei, no? Vada lei, no? Cioè, comodi lei. No, ma guardi, lei è più, anziano, vada prima lei. Perché Davide è più vecchio. Lisa. Sì. Guarda, c'è Thor che vola, arriva col martello. Magari. Piccolo volo, guarda. Guarda, non fai più la gara, non fai più la gara. Guarda come arrivo dal Thor. Angelo trattorista, non sa se piangere o ridere. Angelo, bevi. Bevi mentre ridi, guarda. Così poi ridi. Nella combo. Tony ne sa qualcosa. Gioppi mi sta raggiungendo. Ma non ti aveva superato. No! No, gira, 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 gira. Lisa, dove vai a finire tu? Gira, gira, gira. No, 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 no. Se, vabbè, no. Ma dove vai? Fa lo slalom con la balla. Ma che... Ho avuto un attimo di lag. Tony conferma e si dissocia. Punto esclamativo, mi dissocio, mi raccomando. E il disagio non finisce qui, raga, perché stasera comunque alle 21 siamo di nuovo in live. E si gioca a Fasmofobia, eh. E moriremo, e Stefanetto morirà. Stasera appuntamento con i fantasmi. Domani proseguiamo, domani... Oh. Oddio, sì, brava, brava! Oddio, laggo! Aspetta! È il karma, però... Ma dove... Ah, ok. Davide, hai la bandiera da tirare fuori al traguardo? No, no, quasi, chi vince... Davide, tira fuori qualcosa. Ecco. Chi vince poi fa le trombette. Cos'è, no, che fa? Davide, mangia fagioli. No, non puoi! Non puoi! Non puoi! Ma no! Ma non si può! No! Non devo cadere! Tutto questo, gli altri dove sono finiti? Non lo so. Ciao Nora. Ma non è possibile. A parte che stavo cadendo dal burrone all'indietro. La ringhiera. Qualcuno metta una ringhiera, per favore. Ma raga, ma non posso passare così mentre faccio la salita. Invece sì, perché non so guidare. Sei da squalifica. Perché? No. T'ho superato in modo corretto. Vediamo una petta blu. E Stefanetto. Oddio. Madonna. L'avete sentito?
vinta la gara? No. No. Ha vinto qualcuno, siccome ho sentito la tromba? Ci sono anche le trombette, mi pare, quelle che festeggiano. Matista, annutisci, fai quello che devi fare. No, no. No, no, io ho di nuovo le lacrime agli occhi. Anch'io, perché devo starnutire. E non posso chiudere gli occhi. Vai, starnutisci. No, se non chiudo gli occhi non starnutisco. È anche un quarto d'ora che mi tengo aperto. Starnutisci. È un quarto d'ora che non sbatto le palle. Non chiudo gli occhi. Lisa, tranquilla. No. Starnutisci. E giù, starnutisci. E svolta a sinistra. Dai, dai. Acciù, acciù. Starnutisco mentre ti faccio il tiramisù a te. Acciù. Me lo mangio lo space. Non vale così. Non vale. Non puoi. È meglio questo della Formula 1. E beh, la Formula 1 non è così disagiata. No, no. No, di più. Guarda, Tony dice, Lisa, se starnutisci vai più veloce. No. Dai, se faccio qualcosa mi dà la propulsione. Esatto, lo so per dire io. Io ho sbagliato quella strada per caso. Lisa, guarda una luce, una fonte luminosa. Gratta il palato. Sto passando col folletto e c'è una lucina blu, la sto guardando. No, quella ti ipnotizza. Giampino, non la trovo mai questa strada. Grattati il palato con la lingua, vai, vai. No, mi ho fatto l'uccidere di cibo! Scusa! No, ce l'ho lasciato giù. No, Gioppi è crashato! Povero Gioppi! Che lei? Io sono ultimo! E non voglio vai. Cacca! Quindi che io sono... La cacca? I maiali e le mucche. Io sono giustificato. Dai, Apetta, metti il turbo. Cavacca, dovevo truccarla sta Apetta. Avere il nostro. Un po' di maschere. Dai, starnutisci, su. Dai, e ciù. Fate sentire ciù. Dai, lascialo andare, sto starnuto. No, vai. Non si può chiudere gli occhi, mi sono tantissimo. Noi siamo arrivati, ecco. Chi ha vinto? Jack. Ha vinto Jack, raga, fin dall'inizio è primo. Sì, io ho fatto il test a coda all'inizio. Il test a pirla. No, però non è giusto, raga, perché ci avete visto accappottate. Da noi è una partenza esplosiva abbiamo fatto, ma è finita Lisa sopra la petta. Ma anch'io mi sono girato. Ero a mo' di tartaruga. E poi c'era pure Gioppi. Bene Jack, grazie che mi aiuti a... Arrivo, ok. Raga, e questa è solo... cioè la gara con la petta, immaginatevi il casino che abbiamo fatto. Sappiate che noi, almeno 4 di noi, hanno in libreria su Steam un gioco che si chiama Formula 1. No, sento corsa. A parte Jack però, Jack Crick, io e gli altri due che hanno Formula 1 non abbiamo esperienza in questo gioco sulle gare, quindi... Ma come finisci sta gara? Lisa, starnutisci! Dai, lasciati andare sto starnuto. E ciò! Guardala! Ma come ha fatto? Oh, no! Cioè, tento di farlo io, mi si è ribaltata un po' la petta. Invece me no, perché io sono... Dai, che puoi starnutire, sei arrivata. È andato via adesso. Adesso che posso starnutire? No, non è valido. Jack, fammi arrivare! Oddio, non è possibile. Io taglio. Jack, fammi arrivare, si tolga.
Dai, ando dai. Appena arrivo anch'io. Fammi arrivare, non vale. Tanto eri ultima. No, non sono ultima. Che no. È ultima? Non è mio, non è mio. Gio non c'è. Sono arrivata. Anzi, zag, perché Jack mi ha confuso. No, aiuto, aiuto, aiuto. Sono arrivata. Pure io sono arrivato. E non ho tagliato. No, come io nella gara con i cavalli. Che non ho barato per niente. Eccomi, arrivo. No, non c'è arrivato almeno qui, dai. Sì, sì. Ecco. GG. Scusate, ma mi ha dato via lo sgarruto quando sono arrivata, ma vaffanculo. Ma vedo che però ancora parli bene. Sì, perché sto, gli occhi che bruciano tantissimo. Mi ha fatto spandere la cacca. Raga, Giochi ha visto la petta volare. Brando, buon pomeriggio. Grazie per l'host. Cioè, raga, sono accaldata. Manco avessimo fatto veramente una gara tipo Formula 1. Allora, vi stavo dicendo che comunque in teoria c'è la possibilità che portiamo in live veramente questo gioco, la Formula 1, perché comunque ci è stato regalato. E dato che ci divertiamo con queste gare proprio perché non siamo poi tanto bravi, pensate a guidare una macchina di Formula 1 che è sensibilissima in un circuito, allora, senza avere esperienza. 45 a 300 km/h. Appunto. Raga, ho perso contro l'app. Senza avere esperienza in questo gioco. Adesso Tony dice bello. Per ora non c'è ancora lo spazio per questo gioco, però... Aiuto! Però arriverà appena finiamo qualche gioco e ci sarà spazio. Più avanti poi io devo verificare intanto, perché è pesantuccio come gioco a livello di grafica, richiede un bel po' di risorse del PC. Mm. Però se tutto va bene, io tra giugno e luglio il PC nuovo dovrei riuscire a farlo. Quindi male che vada, nel caso appunto quando avrò il PC nuovo potremo sicuramente giocare Formula 1, provare a fare le gare così tra di noi, vedere un po' cosa che succede, poi se piace, se funziona anche live questa cosa lo porteremo almeno una volta a settimana, proviamo a portarlo. Con questo attuale PC non lo so, qualche dubbio, perché magari me lo fa girare, però è possibile che, cioè off stream magari il gioco mi va, ma se lo dovessi portare stream col programma appunto in funzione che richiede le sue risorse, cioè mi vanno su troppo le temperature. Però male che vada arriverà appunto tra giugno e luglio appena mi faccio il PC nuovo. Quindi ci vedrete comunque prima o poi gareggiare in Formula 1 e quel che succederà, succederà. Hai voglia poi di fare pronostici, scommesse? Se riesco provo a fare un giochino tramite il bot, anzi dopo, delle scommesse. Devo vedere se si può fare, se si può personalizzare. Se no, vabbè, facciamo noi pronostici con i croccantini o i punti di Twitch, però forse si può. Allora, Nora, io adesso chiederò ai miei amici, anche il computer me lo pago io, se lo posso prendere tra poco. Ah, Tony, ce l'hai anche tu il Formula 1? Io no. Quanto costa? Un po'. Costa, quanto? Costa. Quanto, più o meno? Samumila, quando? Non lo so ancora, te l'ho detto, perché io... Ho la paura che questo, l'attuale PC che ho adesso, non ce la fa. Cioè, non ce la fa a streamarlo, capito? Grazie. Perché è pesantuccio come gioco. E fate conto che il mio PC ha 11-12 anni, eh. E questo qua invece Formula 1 è uscito... Quando è uscito, Jack?
questo è uscito quest'anno, no, nel 2000, fine 2020. Beh, cos'è, 19, scusate, non è no, mica 20. No, no, ah, 20, 20, vero, hai ragione. Vabbè, allora sì. Beh, l'anno scorso, che poi l'anno scorso si fa per dire, però nel 2020 è uscito. Quindi fate conto, un gioco del 2020 col mio PC è in sconto 21,99. Ah, meno male. Anziché 55. Insomma, a scaricarlo sono 80 giga se non sbaglio. Madonna. Quindi dimmelo circa un mesetto o due prima di volerlo portare. Sì, sì, vabbè, raga, non vi preoccupate, ve l'ho detto. Per ora non neanche ce l'ho sti 80 giga da andare a mettere tutto, perché veramente quando lo gioco, adesso come adesso, non riesco, raga, perché ho troppi giochi in ballo, sia per quanto riguarda le registrazioni per YouTube, sia per quanto riguarda adesso le live, che comunque ancora abbiamo da andare avanti con alcuni giochi. Human Fall Flat è l'unico che stiamo per finire, perché abbiamo solo 3 livelli extra. Però appena finiamo quello, facciamo io e Lisa quello in coop. E com'è che si chiama? Cioè, quello che giochiamo in coop, Lisa, com'è che si chiama? Quello della bomba. Keep Talking e Nobody Explode. Keep Talking e Nobody Explode. Ah, è quello della bomba? Sì, cioè, quello là. Che si può giocare in due, e proviamo a farlo io e Lisa, vediamo come va, speriamo di riuscire ad andare avanti. Dobbiamo firmare un contratto prima che tutto ciò che accadrà in live non si ripercuote dopo in privato, però. Perché se no non è. Non è il mio trattore, vero? No. Kele? No, Davide? Davide, io non sono arrivata all'ultima. Ah sì? Fa niente, non hai vinto. Ma non vale che non ho vinto. Questo... Utilizziamolo. Ah, bravo. Questo lo deve utilizzare Kele. No. È bello divertente come gioco. Quale dici, Stefano? Quello della bomba. Ah, sì, quello sì, infatti. Bomba. Infatti è da un po' che lo vogliamo portare. Noi già ce l'abbiamo da un po' in libreria. Però l'abbiamo preso, che era in sconto qualche mese fa. Allora abbiamo detto, prendiamola adesso che è in sconto, anche perché lo abbiamo dovuto aspettare, perché per un bel po' non è stato disponibile. Sì, perché io te l'ho fatto vedere sì. Quando? Sì, sì, volevamo portarlo prima, anche prima di A Way Out. In realtà lo volevamo portare dopo... Portale? Dopo We Were Together, quando... quando abbiamo finito quello. Invece non era disponibile, è stato per un bel po' di tempo non disponibile, poi Lisa si è accorta qualche mese fa che era di nuovo disponibile e in sconto, quindi l'abbiamo preso. Solo che appunto non l'abbiamo ancora giocato perché avevamo ormai A Way Out da finire. E poi avremo anche quello lì che ci ha regalato... Esatto, quello che ci ha regalato Moreno. Sì. Esatto. Quello è da sperare. Quello lì, lì lei diventa una Iena Riddens. Proprio lei è... Cioè... Ah, ti ripeto, se prima non hai sentito, che io, io non ci gioco a Nobody Explode se prima non firmiamo un contratto. Ha ragione anche Gioppi. Sì, che tutto ciò che succederà in live non si ripercuote sulla vita privata, perché se no litighiamo per 2 mesi. No, ma aspetta che Gioppi mi sta ricordando che abbiamo anche Gas... Galzers Extreme. Che cos'è quello lì, raga? A me me l'ha regalato un ragazzo che boh, non so se c'è, non c'è, se segue, okay. Se segue Walterino, mi pare che si chiami, o no, aspetta, Wolf. Non mi ricordo più, Wolf qualche cosa con un numero. Se ci sei, grazie, non lo so, che mi hai a sorpresa fatto arrivare la chiave di questo giochino. Su Instant Gaming c'è, raga, costa pochissimo, comunque se è scontissimo. Nel caso lo volete prendere, anche perché è un gioco, non è recente come gioco. Quello lì è sempre un gioco che ci fa gareggiare, ma abbiamo le macchine armate, possiamo sparare. Cioè, quindi sarà un autoscontro pazzesco, appena portiamo anche quello. Allora, Gioppi chiede, vale lo stesso Formula 1 2015? Nora, ah, non lo so, Gio, non credo che col 2020... Jack, no, non è compatibile. Io c'ho il 18. Ah, ce l'avete tutti, raga, praticamente. Qualcuno di voi ci ha giochicchiato, allora. Le uniche due pirla siamo io e te, sei contenta? Ma anch'io, Lisa.
Ma io siamo sono negata. No, noi due non abbiamo nessun tipo di gioco di corsa. No, l'ho preso quando l'ho visto gratis. L'ho giocato 2 secondi, cioè 50 minuti per la precisione, perché facevo 10 FP. Eh beh, sì, è pesante. Lori B140, grazie per il follow. Allora, Tony comunque aspetta la scheda video. Va bene, al caso, raga, è su Formula prima che mi rompesse la scheda video, ci giocavo ogni giorno. Ah, ora con questa non riesci. Beh, Tony, nel caso, se tu hai il 2020, nel caso, poi quando sarà, sperando che magari tu riuscirai ad avere una scheda video, così facci sapere che quando lo porteremo, se vuoi unirti a fare qualche gara pazza, io sarò un pericolo per tutti, oltre che per me, ve lo dico già, perché non ho esperienza, non so tenere nessuno pensava al contrario, quella macchina in pista. Jack, guarda la pe verde. Ah, è il 2020, ok. E voi due, invece, guarda, che girare a vuoto, prendetevi un'auto load e caricate le balle, bravi. Mettetevi a lavorare. Allora, no, noi siamo i primi. Oddio, fuori. Passeggiano tutti. No, io sto prendendo le balle con Kele. No, anche Stefanetto prende le balle, ragazzi. Ha lì l'autoload pieno. Ma quante balle ci sono ancora in giro? Sono 4 autoload. Non ci sono più autoload qua, però. Ma se vi servono, affittiamolo, raga. Beh, Stefanetto, no, vabbè, ce la facciamo. Contro autoload ce la facciamo. Mi sembra. Opla. Stavo guardando, adesso... abbiamo tutti i terreni da trebbiare. Adesso quello che riusciamo a fare, facciamo. Un po' di disagio, ma non fa male a nessuno. Più grosso, ti sbatto di troppo. Infatti, Tony. No, comunque, raga, lo porteremo di sicuro. Questi giochi sono tutti, diciamo, in lista. Quello lì che vi ho detto prima, che costa pochissimo, che ha scritto il titolo GP del gioco, costa 2 euro forse, ma davvero 2 euro o meno, o poco più di 2 euro. Ed è su Instant, quello ci divertiamo pure. E tra l'altro, non per dire, ma avremmo anche... volendolo fare, se si vorrà fare quando ci sarà il tempo, quello che sembra Human Fall Flat, ma dove ci si dà le botte, dove si deve buttare giù gli altri, se vai in sconto, perché quello costa un quando ci sarà, perché io quando quello... non me lo ricordo, comunque un po', anche io cerco di, nel caso, 20, portare i giochi che magari se li dobbiamo fare insieme, sempre, no, se ma piacciono, infatti più avanti. Sì, ma sì, infatti più avanti. Cerco di prendere qualcosina che può costare poco, un po' alla portata di tutti, come prezzo e tutto, quindi nel caso sì, comunque ce n'è, raga, c'è un po' di cose, e anche per le stream, insomma, le live più avanti. Man mano che facciamo spazio, perché Farming rimane fisso, Farming ci sarà sempre, SnowRunner pure finché non lo finiamo, quindi è voglia. Poi man mano che finiamo qualche gioco ne introduciamo un altro, e piano piano ci arriviamo a fare tutto. Quello lì, quello dell'autoscontro, nel caso possiamo organizzare qualcosina, vediamo. Ma qua c'era un autoload, è sparito. Devi parlare piano, sennò ti distorce la voce, che è peggio. Sì, sì, ti... Non ho capito niente. Non si capisce. Non mettere il microfono davanti, che è... Parla normale col microfono normale. Scrivilo. Ecco, te lo scrivo se hai capito perfettamente. Sì, esatto, perché non mettere la bocca troppo vicino al microfono, perché ti distorce. Vuoi un po' di lega? Un po' di lega. Dimmi che c'era la N, perché sennò ti butto. legna. Ah, bravo. No. Ok. No. Ah, non riesci neanche a giocare a Farming, Tony. Allora, Gioppi dice che quel gioco là, raga, che c'è su Instant, con il DLC costa 2,50 euro addirittura, cioè, pensa. Subito. Beh, io ho quello base comunque, quindi credo sia solo quello, quindi prendete nel caso. E il titolo è complicato, te lo spiego dopo, off stream.
Ah, bene. È sì, anche là. Perché quando me l'ha detto non lo trovavo finché lei non mi ha mandato il link. Eh sì, perché ma perché come cacchio l'hanno... Lei giochi? Gas qualche cosa. Lei mi ha detto gas. Sì. Gas, okay. Gas extreme. Extreme e gas ci sono. E l'altra quella in mezzo che è impronunciabile. Perché comunque, boh, forse stacca, sono le 5. È brutto e cattivo. Beh, magari scrive... O adesso ce lo dice, se è ancora in Discord, oppure scrive live. Anche no, ma no, la... ormai dovrebbe aver sistemato quel problema lì. Sì, lo so. Quel gioco là che le praticamente guidiamo le macchine, facciamo le gare con le macchine, ma le macchine si possono scontrare. Sono fatte apposta per fare anche autoscontri, cioè noi in mezzo alla pista lì mentre faremo il circuito. Le modifiche che c'hai anche tipo le mitragliette. Esatto, no? Le modifiche perché le devi armare, quindi tra lame, le... Sì, sì, tra di noi ci spareremo anche, c'è una guerra, non è una gara. Gareggiamo. È una gara, però tipo deathmatch. Esatto. Quello vediamo, magari o sacrifichiamo un sabato Rocket, raga, un sabato pomeriggio per provarlo in tal caso, ma vediamo. Perché io ce l'ho già. Ce l'avevo installato. Ah, vabbè. Ah, tu ce l'hai allora, Ste. Sì, sì, ma te lo... Sei quello che penso io. Quello l'hai preso su Instant, gas qualche cosa extreme? Quello lì. Non mi ricordo più come si chiama adesso. Se è quello, buono, se già ce l'ha. No, vabbè, sarà piccolo, non lo so, perché fai conto che è dal 2013 o del 2014 questo gioco. No, quello che ho preso ieri era 8. Va bene, Busco, a stasera. Comunque, vediamo, raga, nel caso, io lo devo anche provare. Lo devo provare, nel caso ve lo dico, vediamo quando c'è disponibilità o così, magari lo provo, così vedo un po' com'è. Ma... Secondo me abbiamo finito, sto cercando di capire dove cacchio devo andare. E nel caso ho bisogno di provarlo... Anche in multi con qualcuno o vado direttamente a caso, se ci sono i server pubblici, così vedo un po' com'è. E poi nel caso magari sì, o un sabato se si riesce organizziamo, finché non ci sarà, vediamo come va, così se abbiamo, poi quando avremo spazio gli destiniamo. Eccolo! Salute, Madonna! Dopo mezz'ora è arrivato però, ragazzi. Uno? Secondo lo aspetta, te. Vabbè. Spingi. No, stai... Allora, abbiamo il trifoglio. No. Mi bruciano gli occhi. Abbiamo il riso o il caffè? No, no, caffè al 10, mi sa. Credo sia caffè. Sì, mi sembra che l'ho seminato io. Ok. Dov'è il buco? Tony, sì, ma... grazie. Ringrazio a Tony naturale. Lisa che ti ha mandato GG. Sì, sì, ma grazie Tony, è tutto talento naturale. Sì. Ancora non ha finito Tony. Che lei era lì anche prima l'albero. L'ha trattenuto per tutto il tempo della gara. Cos'è che ha fatto l'albero? Madonna, Gioppì, che link lungo! Cioè, e il gioco Gas Guzzlers Extreme, esatto, è quello lì. Sto cercando una trebbia da qualche parte, ci sarà. Giusto per cercare di trebbiare almeno un campo, qualcosa, perché... Non abbiamo tantissimo tempo, almeno non ce l'ho io perché stasera dobbiamo tornare in live. Ho cercato di parlare, ho starnutito. Ah, l'altra mi sa che l'hanno già recuperata. Aiuto! Lisa, tu che stai facendo? Sto freddo. No, Tony pensa che tu stia laggando, no, starnutisco. Adesso stavo parlando e me ne è partito uno, mi sono sputata addosso. Lascia le liste. No, ho posizionato le balle, no, ho tolto le balle, vabbè, quel che è. Hai tolto le balle? Buona, ma dove?
Aspetta. Oggi connessione popò. Vabbè, già ho visto che ti stai dando problemi. Nara, dimmi ste. Io vedo volare balle da tutte le parti. Chiudi gli occhi, ste, che non è un bello spettacolo, secondo me. Jack, basta fare la ruota. Non so perché tu vedi volare balle con questa conseguenza. Stefano, hai preso lo sciroppo? Perché mi sta venendo in mente adesso. No, quando spengo l'autoload fa così, non so perché. Ah, non lo so. Allora, Nara, io troppo esco perché devo fare il gom. Bravo. Davide, sono in carenza di ossigeno. Lisa, starnuti là fino a stasera. Porca. Perché Davide è entrato e uscito? Ma è che ha lasciato farming, che ne so. Ah, ecco. Ha ributtato al menù. Ah. Allora, devo prima di spiegare. Lisa, se ce la fai, vieni al campo, al terreno 10, quello piccolo. Quando vuoi, guarda, per far cose, però. Io sto trebbiando caffè, se mi porti, stai vicino con un cassone. Arrivo. Facciamo questo. È un delfino che... Davide... Ecco. No, vabbè, Davide fa preso, che ci mette tanto. Vai, sì, meglio rientra ancora. Mamma zitta. Oh signora, no. Che disagio, raga, mamma mia. Non ce n'è uno normale. Cioè, io oggi mi sono entrata su Telegram, ho visto 346 messaggi. Una mamma genere. Mia. Non c'era un messaggio normale, non ce n'era uno più, ma neanche il ciao era normale. Cioè, proprio... Poi gli audio di Kele che, lasciamo stare. Ecco, bravo Kele, stai diventando grande. Volevo dire... Guarda come ride, guarda. Guarda, lo senti. Ciao Giamma Fire. A continuare a ridere. Alex, tra un po', quando finisco questo terreno, perché almeno cerchiamo di far qualcosa. C'è il caffè da trebbiare, almeno questo lo trebbio e poi stacco, perché comunque dopo il tempo vola via veramente, le 21 arrivano presto. Ho bisogno di farmi una doccia, di riprendermi da tutto questo disagio dopo. Mamma mia! Come si apre il tubo? Però non ce l'ho io! Non ce l'ho io! Però mi sono divertita con la gara, raga, veramente. Stavo cercando di aprire. Avevo le lacrime agli occhi che manco ci vedevo, non sapevo cosa dovevo fare prima. Poi avevo anche musica nelle orecchie, grazie Davide. Prego. Che nel frattempo... Bravo, sì. Cioè, raga, io cercavo di aprire il tubo della trebbia e c'ho io la trebbia. Diceva, ho switchato. Sì, infatti vedevo che c'era il telo nel camion. Sì. Gioppi, quel gioco sono 15 giga, ma sei sicuro? Ma con sei DLC sicuro? O senza? Ma mi sembra strano. Lo ho su Discord o su Telegram quelli qui. Grazie, io ora vado, ciao Kele. Ciao Kele. Ma porca puttana. Uè. Davide. Lisa, non so se riesci, c'è l'albero. Stefanetto, che vuoi fare con quelle cose lì? Guarda, sto che facendo i cosi per poter fare manovra. Chi è? I lati prima. Quello. JD Farmer, grazie per il follow, benvenuto. Apri il tubo, cumpa! Esatto! Lo apro che io. È quel coso che ha tagliato un albero qua? Ah, non lo ci so. Ci sono dei rami. Quel coso che ha tagliato un albero, Chi è quel coso? Da specificare. Dove? Guarda Stefano che passa. Stefano sta scappando, secondo me, però... Campo 10. Hai notato che Stefano aveva una certa fretta? Ed no. È passato dal terreno 10, come tu hai detto, chi è quel coso. Jack, ma raga, ma le strade non vi piacciono? Perché le potete fare adesso, Ti ho portato il cassone e c'è lì. Io cosa sono, un pier? Cioè, sì. Allora, andiamo o no? Ah, oddio. No. Con no, il DLC no. L'hai preso, ok, Joe. No, io penso di non averlo il DLC. Perché appunto me l'hanno regalato, quindi credo sia proprio il gioco base. Non credo che...
Cioè, se a voi fa piacere prendetelo col DLC, poi quando noi magari giochiamo utilizziamo il gioco. Il gioco base, Stefano. Stefano, vuoi essere buttato fuori? Stefanetto, mi dai un aiuto? Ma che è successo? Ha ripristinato. No. Ste, ti sei scordato un pezzo. Io due ti pezzi. Trebbio, Sì, sì, io lo trebbio. Ci sarà un po' di Stefanetto in questo caffè. Da quel tocco alla miscela. Esatto. Io che mi ha trebbiato. Io. Lei. Giovanni, grazie per il follow, benvenuto. Vedi che li conta i bitterini? 75 bitterini su 1000. Meno male, funonzia. Uno su 1000. Tengo d'occhio, che è una cosa nuova, non l'avevo mai utilizzata. Aiuto, mi si è incastrato il collo. È lì. Che te sei incastrato? Ah no! Guarda che... sì, aspetta che... Fatto. Arrivo! Faccio i lati per far manovra! Jack, ci sono altri terreni da trebbiare, se da trebbiare. Abbiamo il trifoglio che c'è già. Ce l'ho. Abbiamo il trifoglio che porta fortuna. E dov'è? Credo sia il terreno 6. Ah, che bello. Hai capito? Ma io non capisco. Puoi fare le righe normali, per mi devo favore? Fare bella per stasera. Che abbiamo l'appuntamento con i fantasmi. Ma stai tranquilla che tanto non ti guardano in faccia. Apri, va. Volevo fare la GIF che della tua morte, Jack, quando sei morto che hai fatto quella cosa strana, quella danza. Sì. La GIF per usarla, che quando capita la donazione si vede anche quella. Eh sì, volevo fare quella, ma non riesco perché purtroppo quel pezzo di video lì fatto in GIF sgrana, mannaggia. Si vede male. E poi ci sarebbe da coprire le cosine lì degli obiettivi della live. Ma quello è il meno. Scusa, ma se ti registri lo schermo con quello che fai video full HD mentre lo guardi, così non hai quel formato lì? Deve essere in GIF. Quando io carico. Il problema è il formato, tu ti fai la riproduzione della clip con qualche programma che faccia il video in HD. Così diventa una copia del video in HD. Cioè io faccio così per le foto. Se ho delle foto brutte, cioè che me le converte male, faccio lo screenshot col programma per farle in HD. Boh, devo è come vedere. Se facessi una sì, copia. Sì, ma non vorrei che poi è proprio il fatto che la devi andare a trasformare. Oddio, che? Ma che? Gioppi, ma dove l'hai trovato? Ma che? Quello non è il love che dico io. Quello. Cioè, hai tagliato la gola a qualcuno? Oops. Sbagliato. C'è uno guarda proprio. Ah no, più che gol al cuore, ecco cos'era, lo sto vedendo adesso. Mod love, no quello nuovo si chiama love e basta, credo sia scritto in rosa, ecco. Lo sticker nuovo che praticamente si sente tipo il bacino e poi in sottofondo c'è la canzone. Il bacino, c'è il risucchio che ti risucchia. Sì, tipo una cosa di... E c'è la canzone romantica. Vabbè, lui magari ha mandato questo... Ha infilzato il cuore con i pugnali. E si è sentito proprio la lama. Ah, Lisa, devo fare... Niente, io stacco che mi scatta tutto il gioco, sono a 22 ms e scatta. Ma... Prima si è aggiornato il modem, è crashato tutto. Ah, vabbè. Non c'è la linea. Perché non apri il tubo? Perché io sono dall'altra parte il tubo. Adesso faccio il giro da qua. Ok, Davide, non ti preoccupare, tanto tra un po' stacchiamo. Niente, dai, ci sentiamo stasera. Sì, sì. Okay. A stasera. Okay. Ciao a tutti. Ciao. Ma Stefanetto in tutto questo sei ancora? Sì. No? Non lo so, non lo sento più. Ste?
Stefanito! Stefanino, vuoi vaccino? Che ti ha fatto B? No, grazie. Eccolo! Tony l'ha trovato! È quello lì, Tony! Tu si sente il bacino! Sono stato io, Lisa. Di nuovo fosse stato. Infatti non me l'aspettavo. Qua! Magari gli devo alzare un po' il volume. C'ho un caldo, c'ho i brividi, cioè, ma no, c'ho le vampate. Vabbè, dopo vado ad aumentare ancora di più il volume che posso. Okay. Qualcuno mi spiega perché inverto brividi. Esatto, vero? Tony, è quello che c'è il bacino a risucchio. Qualcuno mi dice perché inverto. Madonna, prima ho detto inverto. Inverto i brividi con le vampate. Perché stai? Ma perché il caffè è diventato azzurro? Come azzurro? No, no, io lo vedo azzurro. No, no. Perché vedo il caffè azzurro? Cioè, azzurro, verde. No, marroncino, marroncino bluastro. No, no. Si vede, si vede. Oh, si sta friggendo la scheda grafica, forse, non so. Come siete romantici, ecco Gioppi, ha mandato anche Gioppi, grazie per questi bacini, grazie. Stai facendo venire il mal di mare. Bacini, romantic moment. Aspetta. No, no, funzionia così. Scusi. Dica. Sto mettendo un riduttore. Oggi sono ciecato, ma pure Lisa, vedi? Ok. Stavo mettendo il riduttore. Sì, giusto ora lo dovevi mettere, piazzandoti lì. Stefano, ma che stai? Tu stai passeggiando sopra la trebbia. Guarda che bel passatempo, guardalo. No, no, ma non apri mai il tubo. Ti fa. Ma ce l'ho dall'altra parte il tubo! Ma come lo devo aprire? A volte di qua, a volte di là. Io ho capito male, però. Mamma mia! Avrà 300 ore su farming o che ne so. Eccolo là. Lisa, poi mi devi dare consigli su cosino. Chi è? Chi è arrivato dopo il momento romantico? No, esatto. Quel cosino che penso, quell'altro cosino. Aspetta Chele perché Gioppi è in bagno. Un attimo. Gioppi, che cos'era quello? Gioppi? Perché qui l'unicorno ha qualche problemino, Unicorno. Tu non sai che cosa sentono le mie orecchie. Lo scorreggione. Lo scorreggione e poi qualcos'altro. Non c'è mai una live normale. Perché noi siamo la Disadon Farm. Diciamo che ci sono problemi di. Esatto. Diciamo che ci sono problemi di dissenteria. Quei bacini lì. Ma perché non va? Forse l'altro, quello è pieno. Va di più avanti. Ok. Ma non c'ho voglia. È la dissenteria pure la trebbia, vedi? No, non riuscirò più a togliermi questa immagine. Adesso mi sembra che quello non sia caffè. Non mi sembra più caffè quello. Che schifo. Tony, se Stefano... metto la distruzione del raccolto, non ci raccogliamo più nulla. Abbiamo finito di trebbiare. Infatti, con questi teppisti della strada. Facci che noi due abbiamo in mente un progettino dove ci sarà la distruzione del raccolto. Quindi... Ma anche no. Ah sì, avevamo detto di sì. Oddio, ma che è? Ma chi? Ma che io sento cose strane. Questo da dove l'hai dove l'hai preso? Da dove l'hai trombato? Ma guardate, si è bagata! Ma chi? La trebbia, guarda il tubo. Oddio, dov'è? Ma tu lo vedi? Io lo vedo normale loro. No, adesso lo vedo normale anch'io. Vabbè, in live lo vedono. Aspetta che guardo che ho la leva aperta. Io ho detto che la trebbia è la dissenteria. Scherza. Ma dov'è? C'è la dissenteria. Quanto è indietro? Mi sembra che la dissenteria, ti spiego anche il perché.
Jack, no, 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 non mi ribaltare, Jack, che devo finire il terreno. Mi sono ribaltato, non riesco a curvare. Ho anche problemi. Bella la dentro. Hai la trebbia. La sbacciamo. Se no non lo finisco più sto terreno. Jack, c'è da sistemare un po' il cambio. Ok, si è sistemato. Da sistemare un po' il cambio. Sarà leggermente buggata. Abbiamo Bug Girl di fianco, quindi cosa mi posso aspettare? Io? Dai, Jack, fammi scaricare. Le ultime due o tre passate al massimo. E finiamo questo. Sì, sì, infatti Tony si è sistemato. No! 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 Non sei ribaltata per adesso. No, perché c'è il tubo. E cioè c'è il condotto. Il no, quello no. Beh. Che cosa faccio dove due? Non lo so, guarda, chiedilo a Jack, che è molto affettuoso. La trebbia che gli ci vogliono. Jack, ti butto fuori. Wow! No, che? Vado via. Wow! Gioppi sta provando i vari Steam Stickers. Lascio qui in mezzo, figlio. Ah, ma li sta contando anche, raga. Adesso mi sono accorta, Gioppi. Conta, quindi il bit degli Steam Sticker, giustamente lo deve fare, è giusto così. Eh sì. Buongiorno. Mi ricordo che l'ha messo lei qualcosa lì. Oh, scusa! Ma io non l'ho mai usato, è la prima volta, scusa. Prima non riuscivo, sai? Aspetta. A farlo andare. L'altro giorno, cos'è stato? Sabato? Che stiamo facendo? Non lo so, sabato sono riuscita. Ma si è buggata la paglia adesso? Guarda, si sta buggando un po' tutto qui. Lo volevo mettere a 500 bit, poi, l'esplosione dei vari stickers. E invece non niente, il minimo deve essere per forza 1000. Fasmofobia. Quindi non so se poi ci sarà l'esplosione lì. Cioè c'è di sicuro, perché funziona così, appena si arriva all'obiettivo si vedono tutti gli stream stickers nello schermo. Io apro il tubo, ma proprio siamo coordinate come pochi. Cioè, veramente, professionalità. Ma perché sto guardando il prezzo del caffè, fa schifo. No, 1390. Ah, vabbè, lo mettiamo. Ma tu l'hai scaricato già, non sì, no? Sì, ma l'ho già. Ah, va bene. 1390 non lo so. Sì, se vuoi vederlo. Stecco che sei esperto, 1390 è. Ma che bella musichetta! Molto buono, Lisa. Allora vado. Vai, vai. Anzi, sta salendo, quindi finiamo di trebbiarlo. Già vadi fino in fondo. Ritmo, ritmo! Arrivo. Sta salendo ancora, quindi aspetto che salga. Stai parlando del caffè? Di grazie Gioppi e grazie Tony! Del caffè. Della pazienza, neanche me li ricordavo io che ci sono queste. Va bene questa come esplosione, chissà come mai quando non ho il caffè sale, guarda. Va benissimo, ma guarda che bello, raga, l'effetto che c'è in live. Grazie mille Gioppi e Tony. E anche la musica! Sì, sì, è così quando arrivo all'obiettivo. Ma è bella pure la musica! Grazie mille, raga. Dai, l'ultima passata abbiamo. Vai. Oh, sono mica. Cosa, Kele? Di pomodoro.
Come di... Ah, perché ho detto l'ultima passata. Madonna, che freddo. Le vampate. Mamma mia, no. Dai che gli viene la vampata. La vampata fredda, Lisa, che le... Prima avevo detto che avevo i brividi caldi, quindi la Lisa. Ah. Di te. Ghiacciolo. Ecco. No, basta, che schifo. Io me ne vado. Si è resettato lo sticker party. Grazie, Tony Gioppi. Dopo me lo vado a rivedere. Bello, mi è piaciuto. Era più forte di me. Aia. Aspetta, eh. Dai. Ma che fai? Ti spingo perché sei lenta. Ma che... Che posso fare se va così? Va al 10. Tony ha regalato un abbonamento a Pistari. Grazie, Tony. Grazie per aver regalato l'abbonamento. Cresciamo un pochettino. Sì, grande Tony. Sono scaduti un po' di abbonamenti questo fine settimana. Già ieri. Adesso qualcuno però lo deve rinnovare. Oggi l'ha rinnovato Kele. Qualcuno pian pianino devo poi rinnovarlo alla fine della prossima settimana, se non sbaglio. Magari passa poi qualcuno a rinnovare. Perché ne sono scaduti un po'. Grazie, già. Allora, visto che c'è il prezzo buono per il caffè, adesso iniziamo a fare almeno una vendita, vediamo. Sta crescendo un po'. Gioppi, aggiorniamo anche qui che si aggiorna il conteggio degli abbonati. Ma non aggiorna più. Allora, che Gioppi è Players Jazz. Ho visto il nick rosso come Gioppi. Grazie per i bitterini. Luigi, adesso stacco, adesso raga, vado a mettere a posto la trebbia. Lisa sta andando a vendere il caffè, così andiamo su con i soldi. Sì. Perché abbiamo, raga, non vi dimenticate, abbiamo comprato il terreno 4, però aspettiamo di avere un po' di soldi per poter comprare almeno 4 Scorpion. Ci attrezziamo con la Scorpion, la cippatrice, vabbè, i cassoni ce li abbiamo, abbiamo il camion. Quindi appena riusciamo ci divertiamo, perché pure lì, ragazzi, sarà un altro momento di Sagium. E poi facciamo la gara con lo Scorpio. Madonna, no, impossibile. No, dobbiamo tagliare gli alberi con le Scorpio, Jack, è tutto un dire. Guarda, dove sarebbero poi la gara con i denti? Gestire le Scorpion, raga, non è così facile, almeno non per noi. Magari chi ha più esperienza riesce bene, noi siamo... Ci sono ancora delle balle in giro. Poi magari le recuperiamo. Sono dappertutto, ma... Stai, cos'è che mi hai chiesto? Sarebbe bello fare la gara con l'Iveco. Con l'Iveco? magari poi più avanti ne organizziamo un'altra. Comunque Nora aveva comprato due terreni nuovi. Ah, e quali erano? Quali sono? Il 12 e l'altro non me lo ricordo. Ah, più. è vero che noi dicevamo sì, chissà quanto è piccolo, che tu avevi detto no, è davvero piccolo, è vero, ragazzi. Il 12 non è tanto grande, meno perché male. Perché 2? Io non ho capito. Il 2? Sì, sì. Anche il 2, sì. Sì, sì. Io avevo capito, va dobbiamo bene. Fare la gara col velcro, dicevo. Ma Stefano che sta a dirmi che non Lisa, se fai le gare col velcro, poi come fai le corse con i petti? Uè, perché non è salito sul trattore? Anzi, salita. Ecco. No, volevo mettere a posto il coso lì, il caricatore. Tutto bene, Lisa. Il rimorchio. Addio. Quindi, raga, cercate di fare accumulare i soldi se riuscite. Che sì, per poter prendere almeno 4 Scorpion. Di cippatrici magari ne prendiamo 2, perché siamo tanti. Ah, è tornato il King Gioppi, è vero. Sì,
Lo sto vedendo adesso, Gioppi, perché vai, prima Gioppi. Non male che me l'hai detto. Grande perché prima team. Io ero ipnotizzata da, dal party. No, perché c'era l'esplosione della party stickers, che non l'avevo mai visto. Che era da un po' che volevo farlo funzionare nel mio canale, non riuscivo a sistemarlo, a settarlo, sto coso. Sabato ci sono riuscito. Comunque vai bene. Abbiamo un nuovo grande stream Gio. Boss, è tornato The King. Gioppi, pipi, urrà. Perché lag? No. Perché pipi? Il pip, urrà, per Gioppi! No. Dica. Sì, urrà. Sai che dopo di cui parlavamo prima, quello che ha detto Gioppi? Sì, sì. Strano, ma vero? Ho i requisiti raccomandati. Sì, sì, ma immaginavo. No, no, quello ce lo fai, Kele. Perché è vecchio come gioco e non è pesante, infatti quello lì è alla portata di tutti, sia come prezzo che come gioco proprio. Ah, sì, sì. Cioè non vuole un computer performante, quindi. Lisa, di fare un altro viaggio per caso? Vai più che bene. Forse vuoi che carico più. Io? Se vuoi stessi, perché forse ce n'è anche più di uno da fare. Ancora lo devo provare anch'io. E ne abbiamo. No, Remus, uno shade, dobbiamo fare la paglia col trifoglio. Se paglia il fieno. Mi sa che ne abbiamo, sai. No, ne è pieno, erano tutte palle di fieno. Sì, infatti no. No, non c'è bisogno, gente. Okay. Perché l'altra volta ne abbiamo fatto, sì. Ce l'ha data anche Stefanetto, se non mi ricordo. Ce ne è 400.000 di caffè. Se ho letto bene. Penso. 436.000. Mamma mia, hai voglia. Quindi... dai, dai, buono, buono. Mi sa che metto anche l'operaio con la follo che ci segue. Perché ok, sennò... va bene, perché con quello che abbiamo nel silo dovremmo riuscire allora a fare abbastanza soldi per poterci comprare le Scorpion e almeno due cippatrici. Magari le cippatrici le noleggiamo, non stiamo lì a tenerle. Le noleggiamo perché tanto non è che lo facciamo sempre di tagliare gli alberi, però ho comprato il terreno 4 apposta perché ci sono già piantati e già cresciuti, così ci divertiamo un po' a fare cippato, tagliare... Nora, entro nella vostra farm per vendere. Ah, va bene, Stessi, ti do i permessi adesso che entri. Ma porca. E poi vediamo comunque perché qua ancora non abbiamo finito. Ancora ci manca il cotone da fare. E poi ci mancano ancora le pecore. Dobbiamo prenderle. Pian pianino ci arriviamo. Ok, io ho finito di trebbiare tutto il campo. Tony propone una gara con i sacchi delle patate. Magari si potesse fare, Tony. Sarebbe troppo divertente. Gioppi dice che la pipì l'ha già fatta. Allora Tony invece dice: io oggi niente pipì perché guardando la live ha smesso di bere in generale. Dopo le live non beve più. No, ma perché mercoledì è successo qualcosa di strano, io non lo posso manco spiegare quello che è successo perché non lo so. Mi è partita la ridarella, sai quante volte, una volta mi è capitato a scuola e non finito. Non so come ci siamo arrivati a quel punto mercoledì. No, mamma oggi mia. Eravamo in sala e ci sono due che continuavano a ridere, il Fabi fa: ma che tanti avete da ridere? Loro ridevano. Sì, no, ma lì, cioè Lisa ha scatenato poi gli altri perché è andata a finire che, cioè quella live comunque è su YouTube, raga, quella rimane lì. Perché tanto quelle di Ale gliele tengo tutte là per tenerle, però cavolo, quella lì veramente, cioè, ci sono 20 minuti là che sembra no. E si parte dal niente, poi eravamo ognuno per i fatti propri. E io avevo problemi, non capivo cosa cavolo dovevo fare nel gioco. Chiedevo aiuto, non eravate in grado di aiutarmi. Brixia non era in grado, diceva aiutatela voi, io al momento non ce la posso fare. Ma poi gli altri erano tutti a ridere, poi chi scriveva di resettare... Ma che si attiva? Control F? Cosa? Ah sì, dovrebbe destro essere... Control destro F. Chi suggeriva di riavviare modalità provvisoria? Cioè tutti... Poi quello lì che sembrava che stesse facendo la cacca, quello piegato lì nel gioco,
con Tony che diceva che scorreggia dalla testa, cioè ognuno era partito, c'era proprio un disagio, ognuno scriveva, diceva cose proprio senza senso, e alla fine quello era piegato lì da 3 ore perché aspettava me, che mi doveva far passare dall'altra parte. Mamma mia, ma che bel trattorino che c'è qua, color cacca. La ridarella è partita qualche valvola del corpo, cioè era proprio un momento fuori controllo. E poi mi sono messa a ridere pure io con le lacrime, improvvisamente non ci ho capito più. Poi dovevate bere tutti in quel momento, tutti. Stefanetto stava morendo, gli serviva l'ossigeno. Infatti dopo Stefanetto si è dovuto prendere lo sciroppo. Ha iniziato a prendere lo sciroppo da giovedì. Colpa mia. Ora mi domando, dice Tony, come si puliva se aveva la tuta spaziale? Guarda con Tony. La carta igienica spaziale. Tu non so se conosci Scam, il gioco di sopravvivenza. C'è il personaggio che ogni tanto deve fare pipì e cacca. Si pulisce con... cioè, lui, il personaggio, quando fa... la manina! Si pulisce con la manina. Che bello. Cioè, se la nuse si tocca la faccia, questo è bello. La faccia, per non dire dove mette la mano. E in bocca. Che... oh, cioè... esatto. E si vede proprio. Mamma mia. Che... bisogna... adesso. Si vede il... lo conosci, pensa. È Nutella. Sì, sì, no, no. Sembra apprezzare. È proprio un tronchetto... Sembra che si pulisce così, pensa che... che schifo. Vabbè. Allora, raga, grazie mille per la compagnia di oggi. Grazie che veramente ci supportate, ci sopportate. Ecco. E meno male che vi divertite a vedere, cioè, le cose che combiniamo, come la gara più disagiata che ci poteva riuscire con queste apette. Peccato sì, che... poi vediamo su quel gioco, cioè, là. Sì, infatti, vabbè, non è finita qua appunto perché... questo è su farming, per quello vi dico, ma immaginatevi, ma non si può immaginare, ma provateci a vedere, cioè a noi su, intanto a guidare le macchine di Formula 1, che sono difficilissimi, cioè chissà che cosa, ma veramente manco parti, io non finirò una gara. Immaginatevi a guidare le macchine difficilissimi. Difficilissime. Eh? Io non finirò una gara, lo so già, ma ve lo assicuro. Già sta andando in confusione tanto a parlare. Non riuscirò. Io ho detto... macchina rosa. C'è la macchina, ovvio che io mi farò quella. E poi Jack ha detto che c'è una pista più o meno tonda, facile, hai detto cos'è, quella di... Monza. Quella di Monza. Quindi magari inizieremo da quella là. Ma pure se è tonda, cioè... cioè tutto rettilineo, un po' da una curva, due, quello che è. Tanto io manco sul rettilineo la tengo diritta quella macchina. No, no, ragazzi, la facciamo andare direttamente a Monaco. Che sì, magari in curva vado meglio, non lo so. E poi, vabbè, sì, quella là, quel gioco che dicevamo che costa poco, su Instant, quello sarà tutta una guerriglia. C'è un autoscontro continuo, lì ci divertiamo a massacrarci. Che poi comunque un vincitore ci deve essere, perché pur sempre una gara è. Adesso non so se magari, forse come diceva Lisa, funziona a mo' di death match. Cioè, non lo so, quando bisogna resistere, riuscire a fare quei giri che sarà la gara. Nel frattempo c'è autoscontro, ci si spara addosso, quindi se a qualcuno verrà demolita l'auto, credo che non potrà finire la gara, quindi... dovete nel caso personalizzarvi le auto per bene, cioè probabilmente ci sarà la possibilità di sì armarle, quindi ti scegli l'arma da mettere in dotazione nell'auto, ma forse anche il bazooka non credo, anche il tipo di armatura, poi non so se da subito al 100%. Non lo so se da subito puoi mettere cose buone, oppure magari ci devi andare per livelli. Secondo me per livelli. Magari facendo le gare si guadagna qualcosa, per dire, ci sono della moneta virtuale, non lo so, e magari lì poi vai a sbloccare altre cose, perché penso che ci sia un sistema del genere comunque, perché se no diventa troppo facile.
penso che poi l'attrezzatura migliore ovviamente la si ottiene, non lo so, gareggiando con i livelli, con guadagnando soldi, boh. Ah, Gioppi, si resetta l'auto. Ah, meno male, quindi meno male non c'è qualcuno che viene buttato fuori dalla gara, cioè buttato fuori nel senso che se l'auto viene abbattuta, meglio così. Preferisco che almeno uno non è penalizzato, che deve andare per forza fuori gara. Combinato, sì. Era incastrato, adesso si sta... Allora, Tony... No. Allora, Jack, Tony dice, sì, sì, la Racing Point, Monza molto facile. Bravo, vedo che Tony ne sa. Poi dice, meglio Zandvoort, non so se... Zandvoort, Zandvoort, sì, quella, okay. Quella olandese. Ah, Zandvoort. Perché diventare Zandvoort? No, no, aveva scritto Zandvoort, poi si è corretto, okay. Quindi io non conoscendo le piste... No, no, Tony, vieni in pista con me a Spa, dopo ti do una lezioncina. Sai che esistono anche le Spa. Ciao, pazzo. Ho detto, Tony, vieni con me in Spa. Ah, cioè... Franco Sciam. Eh? Bene. Oddio. Ah, non lo so, raga, io non seguo la Formula 1, quindi non le conosco le piste. No, Rabbi, un attimo nel coso della Trebbia. Nel capanno della okay. Trebbia. Ok. Aspetta. Che c'è un problemino. Aspetta, ma perché mi ha... Ah, ma dai. Aspetta, mi devo spostare con questa trebbia perché mi fa scendere e mi blocca. Magari. Sì, ma guarda. Immagino. Dove sono io. Ok. Qui c'è Stefanetto. E dove sei? Guarda su. No, non fuori, dentro. Ah, eccoti! Ma... E come hai fatto a star lì? Ah, non lo so. Materassi non ne abbiamo. Stefanetto, mettiti qua, cerca di prendere in braccio Jack, non lo so. Non ti posso dire, tuffati sul morbido, a meno che non ti facciamo un letto di paglia. Ah, ecco, forse riesci a scendere. Ok, ce l'ho fatta. Ancora. Arniux, grazie per il follow, benvenuto. Allora, Tony ricorda che per adesso non riesce a giocare a Formula 1 e nemmeno a Farming, perché purtroppo la scheda video si è bruciata. Quindi... è bloccata, tipo. Io mi sono bloccato lì sopra, non riesco più a scendere. Beh, prova con Tab, switcha da qualche altro mezzo. È impossibile trovare una scheda vicino al campo visivo segreto? Ma scusa, perché lo sei da proprio dietro al trattore? No, no, ma si è bloccata perché mi segna come se fosse attiva. Ma dove siete? Anzi, dove siete? Non mi vedo. Vedo Jack, non vedo più voi. E neanche a me. L'ho usata fino adesso, si è bloccata. Ho bloccato la follow. Aspetta, fermati. Vediamo. L'aiuto? Perché è bloccato da un oggetto? Aspetta, ferma. Ti dice così? Boh, vabbè, vai, ti sei ma fa l'alfabeto. Ma... l'alfabeto. Dai, posiamo questi così e stacchiamo. Giusto per non lasciarli in giro. Sì, il camion con i rimorchi. Jack, hai mangiato cippato pure tu, se lo chiede Gioppi, eh? Sì, Gioppi, mi ha fatto una reazione un po' strana, che sono decollato e mi sono piantato con la testa sul capanno. A me da quanto sto... Bugman ti chiamano. Va bene, a me da quanto sto ridendo mi sta facendo male la pancia. Stai attento che oggi gira la dissenteria. Ecco. Io ho sentito cose strane prima. No. Il cippato è andato male. Guarda che ce l'ho ancora il comando della follow. E io oggi il caghetto non l'ho augurato a nessuno ancora. Io un attimo che io sto facendo il gioco. Sacrilegio.
dobbiamo passare la sedia. Ma porca! Ma dillo che ti fai. Ma che fai? Adesso dice che sei il mio seguitore. Io sono. Ho sbloccato la folla. Ecco, abbiamo l'unicorno con qualche bagaglio. Prova, aspetta, prova a vedere se guida da solo. Abbiamo l'unicorno con qualche problemino di stomaco. Allora, aspetta. Aria nello stomaco. No, ah, no. Cioè, secondo te, staccando mentre cammini... No, non hai capito niente. C'è il comando di fermare la collision. Con la follow me. Ho provato e ha staccato il colpo. Ma puoi avvisare che io mi sono trovata davanti il rimorchio? Ho preso il gioco. Ah, ok. Di nascosto addirittura. Ma porca. Porca. Aspetta, dove li lasciamo questi? Erano... Non mi lascia lì che lo prendo. Ehi. Mi dai una piccola spinta dietro? Non so dove sei. Ah, là? Arrivo. Aspetta, eh. Io mi baggo sul Siros. Aspetta. E dai, gira. Qui non ci andrò mai così. Anche se questo non era parcheggiato qui, ma ormai abbiamo tanti era di quei lì. Mezzi. Ah, sì. Nora, ma se vieni qua con Siros. Prego. Sono al Siros io. Siamo al Siros. Quello nostro, no, però. Quello dove ci sono le sementi. Che butta giù le sementi. Quello del compost. Dei semi. Sì, ho capito. Mi spiegate come faccio a volare? Ah, non lo so. Hai bevuto la Red Bull? Ah, non lo so. Volete sapere quanti soldi ho risparmiato con Instant? Quanto? Zero? 121,80 euro. Come 121? In che senso? Allora ho preso quello di 2 euro e qualche cosa, 7 corsi, Euro Truck, Minecraft, Farming e l'altro Minecraft. Ma hai risparmiato o hai speso? Che vuoi dire? Risparmiato. Il totale di quel che hai risparmiato nel tempo, però. Ah, boh. In un anno. Ah, ok, no, pensavo avessi preso tutto adesso, vedevo già tua madre con il crocifisso e la processione dietro. Io vedo, la prossima è la mia, quindi ci faccio questo. Io che ci voglio. Allora, mi dai il permesso di sognare? Ah, sì, sì, certo. Allora, è un ladro. Stefanetto, promuovi a direttore agricolo. Meno male che hai fatto in tempo, Steak, adesso stacco. Allora, raga, domani sera vai dallo zio Nick, Nora. Sì, è pazzo, domani sera registro con Nick. Infatti, domani in live ci sono solo al pomeriggio, eh. Stasera ci sono, però dalle 21 alle 23, ve lo ricordo, con Fasmofobia e i miei compagni di gioco disagiati. Faremo un po' i turni, se ci siamo tutti, siamo 5, c'è posto per 4, quindi nel caso facciamo un po' i turni come abbiamo sempre fatto, così riusciamo a giocare un po' tutti. E domani pomeriggio Muffle Flat, poi c'è mercoledì sera Alien, giovedì abbiamo Farming pomeriggio e sera, venerdì SnowRunner e sabato siamo su Rocket. Poi vediamo intanto se riesco a provare questo giochino qui che adesso ha preso anche Kele, ce l'ha Stefanetto, poi mi pare che ce l'abbia già anche Gioppi. Vi faccio sapere perché comunque ci si deve un pochino organizzare e lo devo un attimino provare anch'io, vedere un po' come va il tutto. Il giorno appunto, diciamo, per adesso disponibile nel caso per provare a farci la guerra con queste macchine nel caso è proprio il sabato, quindi nel caso per il prossimo ancora vediamo, lo saltiamo una volta Rocket, magari facciamo. Ma è quello che aveva mandato il link giù qui? Sì, è quello lì. Ok. Tonino 873654, grazie per il follow e benvenuto Tonino. Sei arrivato proprio sul finale, ai saluti, sto salutando perché sono in live già dalle 3.10 circa, dalle 15.10. Devo assolutamente staccare, tanto ritorno fra 3 ore. Grazie a tutti per la compagnia, raga, stasera. Ciao a tutti. Ah, ok, Gioppi, adesso leggo anche Telegram. Ciao a tutti.